Carissime amiche e carissimi amici, ancora buongiorno dal vostro caro giocherellone che oggi vi porta l'incredibile Fortnite. Chi vuole giocare con me può benissimo venire a giocare, quindi andremo a scegliere un rientro, praticamente un rientro di zero costruzioni, perfetto in zona classificata. Scusami, ma perché non vai da praticamente da qui sotto? Andiamo a cercare, ma non voglio giocare praticamente, non fare il matchmaking. Ecco qua, andiamo a premere sopra. Ah, quindi questo solo a coppie. E allora mi faccio un zero build, praticamente in ranked addirittura, vediamo un pochettino, e iniziamo subito a giocare. Sofia, ragazzi, Sofia, grande Sofia, ciao, come stai? Fai così con la mano, Sofia. Fai così con la ciao, ciao da parte del tuo grande amico, il giocherellone, colui che ti porta ai videogiochi più belli del passato e del presente. Pronta a giocare anche tu a Fortnite? Spero di sì, spero di no, spero ambarabacciccicocco. Pensa un pochettino, carissima Sofia, siamo pronti perché saranno momenti veramente spettacolari, spettacolari. Ti ricordi quello che diceva Spettacularis? Esattamente, siamo diventati come lui, praticamente il ragazzo, quello là che faceva i viaggi. Che faceva i viaggi in Giappone. Quindi iniziamo subito ovviamente a mettere, voglio farvi vedere anche meglio Fortnite da questa parte qua, vedete, l'andiamo a posizionare qui sopra il nostro ventilatorino e siamo pronti quindi a giocare. Chi è lui? Istanbul, ragazzi, guarda un pochettino. Alessandra Mocci, ciao giocherone, cara Alessandra Mocci, ciao, come stai? Bentornata su questo canale. Allora, non ne ho Fortnite, poi Minecraft è quello che hai fatto ieri. Allora, Fortnite adesso, Minecraft dopo. Guarda qua, l'uomo scheletrico, guarda l'uomo scheletrico, questo è arrabbiatissimo con il mondo, è arrabbiatissimo anche con se stesso. Guarda un pochettino lo scheletrone, fa paura, cara Sofia, dobbiamo dire la verità, hai paura. Guarda qui, guarda chi ci sta qua, il coniglietto, vedi, Peppe il coniglietto, andiamo a salutare. Siamo pronti, ragazzi, a giocare. Se volete giocare con me, giocherellone 79, quindi pronti a giocare a Fortnite, e vai via a saltare da Fortnite. Te l'ho sempre fatto vedere il Fortnite, hai paura di vedere questa parte qua, dici la verità. Immagina se tu dovessi buttare qui, guarda, le astronavine alla Space Invader. Apri ovviamente, guarda qui sopra, il leone, il lupo, sì, anche se non ce l'hai Fortnite. Come mai non hai Fortnite? Fortnite è un free to play, quindi è un gioco gratuito, puoi giocarlo da tablet, cellulare, su PlayStation, Nintendo Switch, Xbox e addirittura da PC. E pensa un pochettino, mo ti dico anche un'altra cosa incredibile: su Fortnite puoi giocare anche online addirittura, quindi non cambia niente. Poi andremo a vedere ovviamente tutto quello che abbiamo. Ecco la pistolona che tanto ci volevamo prendere. Guarda qui sopra il grande forziere, subito deviare il forziere. O l'iPad, puoi giocare mi sembra anche su iPad, mi sembra ovviamente. Guarda qui, vai a scavalcare, tieni paura di mamma praticamente. Ecco qua, guarda un pochettino, guarda qui sopra, pigliati questi grandi colpi. Fortnite è molto molto simpatico, devo dirti la verità. E il mitraglietto, vedi un pochettino, guardiamo, pigliamoci ovviamente tutto quello che possiamo, vediamo carissima Sofia che cosa possiamo trovare qui. Eccolo qua, ecco, dove vai, ah mamma mia, dove vai, ecco qua, dove vai se la banana non ce l'hai, ti ricordi questa grande canzone? Ma dove vai se la banana non ce l'hai? Vabbè Sofia, vabbè, dopo vedo Minecraft, vediamo se arriva lo stipendio e lo prendo, prendi lo stipendio di Minecraft. Samurai, sono nuovo, ciao, carissimo Samurai, ciao, ti faccio ciao con la manina, se vuoi giocare con me, sai benissimo, giocherellone 79, Nicola Bonto, sono femmina, la figlia di Nicola, salutami tuo papà Nicola sicuramente, e ciao Elisa Bontu, credo, grande Elisa, un saluto da parte del giocherellone e da parte della community videoludica più grande d'Italia nell'ambito del videogaming interattivo. Quindi voi siete anche voi i protagonisti di questo incredibile canale che potete trovare sia su YouTube che su Twitch in tempo reale. Pensate che bello, una grandissima community, abbiamo creato un canale che sta crescendo, mi fa piacere, dove tutti i membri della community non solo sono protagonisti, pensate un pochettino, ma addirittura appunto partecipano come appunto protagonisti durante le live, giocando con me, veramente incredibile, come dicevo, quello là che diceva smettete di lavorare, incredibile, parlava così praticamente, una persona parlava un pochettino così. Andiamo avanti, oh, Sofia, giocherò, non ce la fai a costruire dei Lego di sei pacchi, io e mia sorella ci stiamo riuscendo, è bellissimo. Allora, io quando ero piccolino
Quando ero piccolino ho amato tantissimo i Lego, pensa un pochettino, carissima Sofia, e se la Lego mi manderà oppure comprerò qualche costruzione di Lego ti farò vedere. In realtà, se tu hai visto, ho ancora molti Gunpla. Hai mai visto che cosa sono i Gunpla? Vai sul mio canale e vatti a vedere i Gunpla che praticamente tengo, ho tantissimi Gunpla da costruire. E Anastasia e Francesco, wei wei, è arrivata Anastasia e Franceschiello. Ecco qua, la grande Anastasia, sei mai venuta qui sotto? Guarda le barcatelle, ma chi è Elder Ring addirittura? Andiamo a salutare il signore dell'autobus e andiamo subito a scendere. Stai giocando te? Certo, spera e basta. Ti sto aspettando col joypad in mano, spera, eh. Giuseppe Loreto, ragazzi, salutiamo il grande Peppino Loreto, grande Giuseppe, come stai? Guarda qui che cosa sto facendo. Sto ruotando con Fortnite. L'hai mai vista questa parte qua con questi mitici amici? Giuseppe Loreto, il grande Peppino Loreto. Salutiamo il grande Peppe, ragazzi. Sono nella tua lobby, sei nella lobby, dopo entro e mi prendo quelle cose con la V-Bucks. Thomas Bazzani, ragazzi, grande Thomas Bazzani, andiamo a salutare lo zio Thomas, ragazzi, il grande zio Thomas che se ne va praticamente da queste parti qua. Perfetto, andiamo a pigliarci il fucilone. Vedi un pochettino il fucilone che tanto ci piace. Andiamo a vedere praticamente da quest'altra parte qua. Pigliamo. Oh, che okay, mamma mia, è appena arrivato. È appena arrivato, scusa, io non ti volevo fare male. Non ti volevo fare male perché sei arrivato da me praticamente. Vatti a bere il Mastro Lindo. Io e mia sorella ne abbiamo sei, li abbiamo costruiti tutti insieme. Il problema poi dopo è dove mettere tutti sti Lego, hai capito? Quando devi mettere, li devi conservare sti Lego, dove li vai a mettere? Vabbè, si troverà una soluzione sicuramente. E quindi è costruito. Ma che Lego sono? Che Lego sono? Te lo dico da ex amante dei Lego. Poi non so se la Lego mi manderà qualcosa, però devo ancora costruire dei Gunpla. Ho tantissimi Gunpla, vai sopra al mio canale YouTube, cerca Gunpla, guarda quanti Gunpla devo ancora costruire. Spera e basta, giocare non era meglio se facevi quella orizzontale. La orizzontale la vedi su Twitch, la vedi su Twitch l'orizzontale, sempre con la videocamera, sempre col microfono, audio di altissima qualità, video di altissima qualità, spera e basta. Quindi che fai? Che pensavi che non te la facevo la live su Twitch? Fin quando si può, ti faccio anche la live su Twitch, non ti preoccupare, carissimo, carissimo, spera e basta. Ragazzi, dobbiamo capire un attimo dove andare. Abbiamo trovato una macchinina, andiamo a piarci la macchinina. Impossibile scattare, non avere paura, non avere, sta arrivando qualcuno, ragazzi, attenzione, piati sta macchina, tieni paura, ecco qua, non ho Twitch. Ah, mi dispiace, vabbè, che ti posso dire? Fragolina, è arrivata la mitica Fragolina, vai con la Fragolina, è arrivata Fragolina, hai ascoltato quella musica, il Fragolone, praticamente il Fragolone, una musica molto particolare. Vedi un pochettino, andiamo a distruggere questi elementi, il tesorone. Ma chi è che spara? Chi è che sta, mi sta a sparare? Pigliati sto bombolone praticamente. Io ho fatto la vittoria. Giuseppe Loreto, grande vittoria di Peppino Loreto, bravissimo. Anastasia Francesco, io Twitch, ma non riesco a trovare giocherellone. Basta che clicchi nel box informazioni del canale YouTube e avrai, pensa un pochettino, addirittura avrai addirittura il link al canale del giocherellone. Guarda un pochettino qui che cosa vado a fare, incredibile davvero. Possiamo ammazzare gay, ma è Donat, no? Perché vuoi ammazzare gay? Chi è omosessuale va rispettato come vanno rispettati tutti quanti. Checco Games, ciao caro Checco Games, come stai? È arrivato Giogione, ragazzi, Giogione 17, guarda, oh mamma mia, e il bombolone di qua. Sofia, li abbiamo nella scrivania tutti e comunque sono friends e uno ce n'è girls. Ah, quindi praticamente non troppo complesse come costruzioni, pensavo che fossero mechanics o robotics, invece sono friends, perfetto, che dirti? Ma chi è sta musica? Ma chi è sta musica? Che è questa musica strana? Mi è uscita una musica strana. A che ora dormi? A che ora dormi, Lara? Io in genere dormo abbastanza verso mezzanotte. Io non sono gay, dice Donat. Perfetto, Donat, ma anche se eri gay, ti volevamo lo stesso bene, carissimo Donat. Non ti preoccupare, Giuseppe, io mi sono iscritto. Grazie Giuseppino, grazie di esserti iscritto. Cercheremo ovviamente di portarti sempre il massimo della simpatia qui su YouTube. Donat, come faccio a sapere le donne che hanno i gemelli? Devi chiederle, devi chiedere.
condividerle. Ovviamente spero, Donat, che tu abbia visto praticamente anche il canale YouTube del Gioco del Lune, dove ci si parla di astrologia. Dove si parla di astrologia, puoi vedere praticamente, puoi vedere, guarda un pochettino com'è modificato il veicolo, bellissimo. Devi chiedere: ciao, di che segno sei? Ci hanno fatto anche un film, pensa un pochettino, dicendo di che segno sei. No, no, è meglio se guardo qui sopra. Vuoi guardare qui sopra su YouTube? Va bene, guarda su YouTube. Se ti piace il 9 sedicesimi, il 9 sedicesimi, guarda che macchina che tengo, guarda, guarda, scendo dalla macchina, però poi dopo la posso raddrizzare. Vai, raddrizza sta macchina, perfetto, e mi ripiglio la macchinina. Quindi incredibile, quindi devo scendere praticamente, ma soprattutto devo capire dove andare. Mi trovo in una posizione centrale, quindi sicuramente posso andare da questa parte qua. E vattene qui, dove c'è scritto Donat, devi cercare sul canale YouTube del Giocherellone l'astrologia praticamente, segna tipo gemelli, non so tu che segno sei, perché ti piacciono le ragazze del segno dei gemelli, come mai, sei acquario, sei bilancia oppure sei vergine, dove c'è scritto, ma ti sei cappottato? Mi sono cappottato, carissima Anastasia, perché sto giocando con questa macchinina. Questa cosa vuol dire? Questa cosa vuol dire informazione praticamente, l'informazione della giornata, ragazzi, nella lobby, vattene praticamente qui dentro e distruggi tutto praticamente. Ecco qua, siamo senza speranza, ma dobbiamo andarcene anche da qualche altra parte qua. Questa cosa vuol dire fiocco di neve. Pensa un pochettino, carissimo Donat, nella tua grande cultura astrologica, fiocco di neve lo chiamavano, pensa un pochettino, assurdo. Il fioccone di Donat addirittura. Ma perché ti interessa sapere delle ragazze del segno dei gemelli? Che segno hai, caro Donat, carissimo Donat? Ah, in faccia a mamma, praticamente, avete visto? Guardate, ma fai pure vittorie? Sì, Giuseppe Loreto, se riesco sì, se non riesco gioco solamente. Ho modificato il veicolo, guarda, è diventato un hot rod, mamma mia, in faccia a lui, hai visto? Gli è andato praticamente in faccia, mi stanno sparando, forse ho creato un super veicolo, ragazzi, guardate un pochettino qui sopra, forse posso salirmene oppure forse no, vediamo. È diventato un Elden Ring praticamente, specialista di mamma, praticamente distruggo tutto quello che posso distruggere, stiamo attenti ragazzi. Sofia, io ho quattro animali, un criceto, un pappagallo, una tartaruga e un altro pappagallo che parla, un po' un pappagallo che parla tipo il giocherellone, un pappagiocherellone. Che segno è questo? Che ne so, questo non lo so, forse un segno indiano. Donat, torna nella lobby, Giovanni parlate appena finisco questa partita, non sono niente, come al solito, io non sono niente. In che senso non sei niente, Donat? Io volevo giocare con te, ma ero pieno, e lì il coso, la, come si chiama, con la lobby, Giuseppe Loreto, ma che delirio. Donat, cosa vuol dire questo segno? Vuol dire è la stella a sei punte, la stella di Davide, praticamente, di Re Davide, che rappresenta quattro elementi esoterici, il cielo, il giorno e l'oscurità, ed è il simbolo di Israele, dovrebbe essere. Stiamo attenti, la stella è il simbolo di Re Davide, ragazzi. Io sono Sagittario, vado d'accordo con tutti. Sagittario va d'accordo con il Leone, va d'accordo con l'Ariete e va d'accordo con il Pesci. Pensa un pochettino, questi sono i tre segni con cui il Sagittario va più d'accordo. Se vuoi leggere praticamente di più, cerca Sagittario sul mio canale YouTube. Che segno è questo? Ma non è un segno, caro Donat. Sì, è di Israele, bravissimo, sfera e basta. La stella di Re Davide, praticamente, degli ebrei. Pensate un pochettino, incredibile davvero. Vai al Nitrodomo e uccidi il boss. Uccido il boss al Nitrodomo. Ok, andiamo avanti, sempre avanti. Andiamo al Nitrodomo, vediamo. Sofia dice ok. Andiamo avanti, ragazzi. Guardate questa parte qua. Adesso su Roblox. Su Roblox devo fare. No, devi cercare su YouTube, sul mio canale YouTube. C'è una piccola lente di ingrandimento e devi andare con la lente di ingrandimento. Pensa un pochettino a cercare, a scrivere Sagittario. Chi è che spara? Chi è che mi spara praticamente, ragazzi? Vediamo un pochettino se riusciamo. Nitrodromo, cosa vuol dire questo segno? Lo yin e lo yang, essenza femminile ed essenza maschile. Secondo la filosofia orientale, l'essenza maschile contiene un po' di essenza femminile, l'essenza femminile contiene un po' di essenza maschile. Penso un pochettino, questo è il segno, lo yin e lo yang. Dobbiamo correre, ragazzi, e siamo stati uccisi in tempo reale con un effetto lag, dobbiamo dire la verità, un po' bruttarello. È arrivata lei praticamente con il milkshake, praticamente,
e guardate quanti punti esperienza ho fatto. Apollo d'oro, ragazzi, è arrivato Apollo d'oro. Ma ti piace FIFA? Certo, Giuseppe, infatti dopo metto FIFA. Pensa un pochettino, dopo metterò proprio FIFA Soccer. Pensa un pochettino e ti divertirai sicuramente vedendo il giocherellone che gioca. Questo segno è la croce cristiana, la croce di Gesù, perché è il simbolo del cristianesimo. Perché? Perché questo? Perché Gesù fu crocifisso, pensa un pochettino, sulla croce, e quindi è il simbolo del cristianesimo. È la prima volta che vedevo la live da YouTube e mi chiamavo Erminia, e poi ora da Twitch che mi chiamo Sofia. Lo so, carissima Erminia Sofia, sei arrivata anche tu, sei arrivata anche tu da noi. Apollo, cosa è successo? Gli è scoppiato tutto praticamente. Comunque, ragazzi, mi era stato detto che avevamo tanti regali da sbloccare. Vediamo questi regali che gli sviluppatori di Fortnite ci hanno fatto. Andiamo a vedere questi regaloni, ma non vedo regaloni. Voi li vedete regaloni? Io non vedo nessun regalone, devo dire la verità. Non è arrivato nessun regalone, ragazzi. Purtroppo no. Purtroppo no. Andiamo nel negozio. L'arma X, novità, arma X pacchetti, alla faccia del pacchetto. Quanto costa sto negozio? Andiamo sul negozietto. Ottieni, questo qua è Wolverine praticamente. Dove stanno queste cose gratuite? Che segno è questo? È il simbolo della Turchia, praticamente, è il simbolo dell'Islam. Quante skin hai? Zero, Giuseppe, sono stato giro, super basta. Donat, non sa quel segno, è il segno della croce, ma vai a scuola. Cosa vuol dire questo segno? È il segno del Capricorno, indica il segno del solstizio d'inverno, è un segno cardinale, il segno più alto geometricamente nello zodiaco, come il segno cardinale. Apollodoro, il mio account di Brawl Stars è stato hackerato, mi dispiace. Apollodoro, hackerato da chi? Sofia, ormai il fiore è sbocciato. Sbocciato il fiorellino praticamente, ed è arrivata la primavera. Ma dove stanno queste cose gratis? Io non le vedo, non vedo le cose gratis, ragazzi. Dove stanno le cose gratis? Non vedo questi metallica. Pensate pure, dove stanno queste cose gratis? Mi è stato detto, guarda che c'ha le cose gratis, ma dove stanno queste cose gratis? Io non vedo niente. La macchinina, guarda qua, Tommasiello il bombolone, Brutus da spiaggia, Julius da spiaggia, praticamente assurdo. Mi regala una skin, ma non la tengo nemmeno per me. Brawl Star, che segno è qui? È il simbolo della pace, ormai il fiore è sbocciato. Maria Antonella Capecci, shop una skin, ma non i V-Bucks. Potete supportare il giocherellone donando, mettendo il codice creator. Ragazzi, io non vedo niente. Dove stanno queste cose gratuite? Non vedo proprio niente di cose gratuite qui, devo dire la verità. Vedete un pochettino il peperone, ti piace? Vedi, meno 500 V-Bucks praticamente, sì, meno 500 V-Bucks, ma qua vuole solamente denari, ragazzi, e noi non abbiamo la casa di Barbie, vedete un pochettino, la casa dei Lego, non lo so. Andiamo a giocare, ragazzi, pronto nel gruppo, zero costruzioni in classifica, sì, iniziamo subito a giocare. Giocheremo con Gigiolone e Solved Leader addirittura. Andiamo avanti, questo segno è il candelabro praticamente degli embrei. Andiamo avanti. Gabriel, ciao Sofia, io stavo per spaccare il mio iPad con Roblox perché non riuscivo a fare la skin, mi diceva IDR, non lo spaccare, non vale la pena spaccare il tuo iPad per questo. Che segno è questo? Questo è il segno del cancro, segno cardinale legato all'equinozio, all'equinozio d'estate praticamente, un segno che indica l'inizio dell'estate, penso un pochettino. Il cancro, segno della maternità. Scusa, che equinozio d'estate. Gli equinozi sono o di primavera o di autunno, i solstizi d'inverno d'estate, che sono tra loro opposti. Spera, basta, dai, giocatore, metti pronto, ho messo pronto, scusami. Ecco qua. Ma non il Capricorno, Ariete quel segno. Quale? Quello là di sopra. Quello là era Ariete quel segno. Scusa, ho visto male allora, scusa. Capricorno è mia sorella. Eccolo qua, questo è il segno, questo qua è il segno del Leone. Donat, questo segno è dello Scorpione, della Vergine, scusami. Questo segno è della Bilancia. Metti pronto, ragazzi. Scusate, mi sono confuso tra Ariete e Capricorno, scusate. Il segno del ho visto le corna, ho detto Capricorno. Chiedo scusa, chiedo venia, ragazzi. Chiedo grande venia. Che segno è questo? Scorpione, lo vedi con la coda, la coda del diavolo, vedi che c'è una coda diavolesca. Sai perché c'è la coda del diavolo? Perché lo scorpione è il segno dei litigi, è il segno del tradimento, è il segno della bugia. Pensa un pochettino, un segno molto oscuro il Capricorno, lo scorpione, pensa un pochettino. Ed è opposto al toro, che è un altro segno oscuro, però legato al vivere in maniera tranquilla. Non faccio più i segni, non fai più segni. È arrivato Chris, è arrivato il televisore, ragazzi.
ragazzi è arrivato il televisore di Chris, quindi Chris ha detto che trasmetterà, pensate un pochettino, farà le live anche da YouTube e da Twitch, quindi preparatevi perché veramente sarà, credo, altamente divertente. Quindi iscrivetevi anche al canale di Chris Video, il nostro abbonato di terzo livello, che ci farà vedere chissà che cosa. E se ti posso consigliare per l'ennesima volta, Chris, come giochi molto belli, ti consiglio God of War, ma ti consiglio anche Bloodborne e, se riesci, Elden Ring, che veramente valgono la pena. Elden Ring lo hai visto, ti ho fatto vedere anche Bloodborne. Che segno è questo, Sagittario? Kevin Marcomini mi saluti, caro Kevin, ciao, buongiorno, benvenuto sul canale del Giocherellone. Dice Chris, solo video da YouTube. Chris, viva live solo da YouTube. Aspettiamo queste grandi live. Ma hai comprato anche la videocamera per la PlayStation 4? Perché le videocamere normali non vanno, devi comprare proprio la videocamera per la PlayStation 4. Sofia dice, Sagittario è mio. Sagittario è segno dell'esplorazione, dei viaggi, di lavoro, il segno della disponibilità in ambito lavorativo, un segno che ama i rapporti amorosi a distanza. Penso un pochettino, Soccer in Life, mi saluti, per favore, mi sono iscritto, saluto il grande Soccer in Life, a cui dopo dedicheremo addirittura un gioco di calcio. Donna, che segno è questo? Adesso è Capricorno, lo vedi che praticamente Capricorno significa la simbologia è quella di una capra con la coda di pesce. Questo perché il Capricorno nella prima parte della vita vivacchia, pensa un pochettino, e poi dopo mette i piedi per terra e diventa il segno dell'imprenditoria. Il Capricorno e lo Scorpione sono uniti perché sono uniti, anche se sono due segni opposti di elemento acqua e terra, nell'astrologia occidentale sono opposti. Per quale motivo? Praticamente perché sono uniti nel fare nella carta dei tarocchi del diavolo. Lo Scorpione per quanto riguarda la seduzione, il Capricorno per quanto riguarda il lavoro. Il Capricorno per il lavoro è un forte arrivista, il Capricorno arriverebbe a vendersi anche i parenti a volte per arrivare a concretizzare i suoi scopi. È un segno sul lavoro, molto legato al lavoro, capace di una mole di lavoro altissima, ma se non ci riesce è capace purtroppo di tradire anche le persone care. Si sente solo audiogioco e non poco microfono da YouTube. Aspetta, te lo abbasso Chris. Carissimo Chris, se fai bene a dirlo. Mi fai un sondaggio, Donat? Al momento non posso perché sto giocando, come puoi vedere, quindi posso avere qualche problemino a staccare. Dopo ti farò un sondaggione in tempo reale. Pensa un pochettino, dice che Cristo, solo TV, PS4 e cuffie con microfono. Ti manca la webcam, devi comprare la webcam per la PlayStation 4, che è una webcam particolare che si attacca dietro alla PlayStation 4, quindi non è una webcam USB, devi comprare proprio la webcam per la PlayStation 4. Una bella webcam, una doppia videocamera con microfono incluso e il sensore pure, praticamente per vedere al buio. E infatti io la tengo, un'ottima videocamera che comprai con il VR. Quindi quando comprai la prima versione del VR c'era anche la mitica webcam, pensa un pochettino. Ora guardo questa live da TV. Fai bene carissimo Chris, ti consiglio di se vedi la live da TV, scarica l'applicativo di Twitch, perché su Twitch praticamente puoi vedere la live 16 noni, audio di alta qualità, video di altissima qualità e tutto il resto praticamente. Quindi pensa che bello, carissimo Chris. Poi ti conviene quindi scaricare non solo YouTube dal televisore, ma anche l'applicazione di Twitch, così potrai capire dove ti piace di più vedere praticamente le live. Questo per dirti la potenzialità delle televisioni moderne, che hanno questa grande possibilità, la possibilità appunto di essere dei veri e propri computer. Ecco qua la macchinina, ragazzi, andiamo a pigliare i nostri grandi amici, andiamo a potenziare anche la nostra macchina. È arrivato il mitico Mattia Gianni. Carissimo Mattia, come stai? Bentornato sul canale del tuo amico il Giocherellone. Come stai, caro Mattia?
Salutiamo il grande Mattia Giani e vediamo un pochettino, ragazzi, di andare a pigliare i nostri grandi amici che si trovano in questa situazione. Mattia Giani, ciao Giocherone, vuoi portare Among Us? L'ho già portato Flux, cercherò di riportarlo, anche se devo dirti la verità, non l'ho gradito tanto, lo sai questo, Sofia. Io Twitch lo tengo anche sulla TV, ma lo vedo da iPad. Vedi, il bello di queste applicazioni, di questi applicativi è che sono multipiattaforma, quindi possono essere visti da tutti i sistemi Android, iOS, Windows, quindi c'è veramente di tutto e di più. Chris Live funziona anche solo TV senza PS4 e PC, infatti, perché il televisore è un televisore, è uno smart TV. Smart TV significa che è un televisore intelligente, carissimo Chris, pensa che bello. Quindi grazie a questo televisore, che non so quanto tu abbia pagato, mi hai detto è un Thomson, quindi non è una grandissima marca, però per iniziare va sicuramente bene. Oh, mamma mia, in faccia, ah, mamma mia. Mamma mia, che cosa fai? Che cosa fai? Che cosa fai? Tu fai la live il 7 luglio di Fortnite? Certo, faccio sempre le live, Daniela Badea. Quando guarda il grande toro qui sopra, la faccio sempre la grande live. Pensa da cara Daniela, mamma mia, ragazzi, guardate qui sopra. Mamma mia, è il mio amico che praticamente se ne sta andando insieme a Gigiolone. Direct Geco, ragazzi, è arrivato il grande Direct Geco. Appena arrivato, se volete giocare con me, sapete già che cosa fare. Aggiungete Giocherellone 79. Io con nonno che ci abbracciamo, lo spondi a tuo nonno praticamente. In che senso? Spondi tuo nonno, nel senso lo batti a tuo nonno addirittura, quindi spondi a tuo nonno. Tuo nonno lo fai giocare e poi lo sconfiggi addirittura assurdo, mentre lo abbracci oltretutto. Andiamo ad aiutare gli amici, ragazzi. Gli amici li dobbiamo aiutare. Dove stanno? Dai, aspetta, ho acchiappato a lui. Andiamo a acchiappare. Vieni, 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 non avere paura. Sto con te, sto con te, sto con te, sto con te, eccolo qua. Eccolo qua, praticamente andiamo a pigliare. Dove sta questo? Ti sto arrivando, vai, vai. Ma che fai? Mi spari a me, mi spari. Guarda, questo cosa vuol dire? Non mi ricordo, mi sembra è il C cinese, caro Donat. Io con nonno che ci abbracciamo lo spondo. Sponda il nonno, praticamente. Andiamo qui sopra a scendere, praticamente. Ecco qua, con la macchinina che ovviamente si sta staccando. Andiamo a prendere tutto quello che possiamo, vedete? Perfetto, abbiamo anche una bella mitraglietta. Perfetto, vediamo che se il nostro amico vuole venire con noi. Ma dove stanno i nostri amici? Mia sorella mi sconfigge a Roblox. E a quale gioco tua sorella, Sofia? Andiamo a prendere questi grandi amici. Guarda qua che tengo praticamente la riparazione. Mo ti faccio vedere la riparazione del furgone. Praticamente, eccolo qua. L'abbiamo acchiappato. L'abbiamo acchiappato di qua. Vai, visto il barile di nitro. Aiaiaiaiaiai, da dietro no. Da dietro no. Ora lo devi acchiappare. Ora lo devi acchiappare. Mamma mia, addosso. Hai visto addosso, ragazzi? Avete visto? Incredibile. Sofia, hobby. Ah, questa è la modalità di gioco che stai giocando. Ecco qua. È lui. Dov'è? Dove lo vedi? Dove lo stai vedendo? Dove lo stai vedendo praticamente? Vedi, vedi, distruggilo. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Gigiolone, Gigiolone. Andiamo a pigliare Gigiolone. Guarda un pochettino. Andiamo a pigliare Gigi. Gigi e la cremeria. C'è Gigi? No, c'è la cremeria. Gigiolone, eccomi qua. Gigiolone, vieni con noi. Vieni con noi. Gigi, siamo noi. Gigi non ha capito. Andiamo con Gigiolone. Gigiolone, siamo noi. Gigiolone, vieni con noi, vieni con Assa, Gigi, ecco qua, Gigi, il trio di Brawl, ciao ragazzi, il trio di Brawl è appena arrivato, ecco qua, incredibile, grande amico che arriva praticamente sul canale del Giocherellone, ragazzi, guardate un pochettino, Gigione, non ci più l'ho ammazzato io, Gigiolone, sta qua, Gigiolone, eccolo qua, è ritornato il Gigi, ragazzi, ah, addirittura, buttalo dietro, vai a rotolare praticamente, questa grande, dove sono io, dove sono? Mi stai portando, praticamente vai a cambiare guidatore. Praticamente ecco qua, adesso ti vado a portare, perfetto. Andiamo subito sopra, Gigiolone non lo vediamo, ragazzi, dove si trova? Mi sono abbonato, grazie Donat, sei abbonato, ma io non ti vedo come abbonato. Giulia Luzzi, ciao, Giulia Luzzi, Giocherellone, il trio di Brawl, questo è il mio canale, questo è il tuo canale, praticamente il canale del trio. Andiamo a far salire praticamente il nostro grande amico, che in realtà, che cosa sta facendo questo ragazzo? Vedi un pochettino il Gigiolone. Giulia Stasi, ciao. Non c'ho la connessione, ho una connessione gratis che funziona pure bene. Complimenti, caro Gigiolone, carissimo Ciro la salsiccia, il salsiccione, ragazzi, ce ne dobbiamo scappare che fra poco succederà qualcosa di veramente molto brutto, come potete vedere. Quindi stiamo attenti perché vedete col Giorgione, il Gigiolone, non scrivo molto perché ho il pappagallo fra le gambe, il pappagallo fra le gambe.
praticamente non posso, le mie gambe sono le gambe sensibili, il col pappagallo in mezzo alle gambe, ragazzi, non è che suoni tanto bene sta cosa, carissima Sofia, il pappagallone, stiamo attenti da questa parte qua, andiamo quindi subito a correre, tu porti l'avi di brawl, certo porto l'avi di brawl, il tiro di brawl, se vuoi puoi giocare anche con me, dopo giochiamo a brawl insieme, certo, certo, non ti preoccupare, alla mitica Antonella Capecci, ragazzi, guardate qui sopra che cosa abbiamo trovato, i bomboloni, praticamente, pigliati questi bomboloni, pigliateli i bomboloni, non avere paura, non avere paura dei bomboloni, praticamente siamo superstiti, la macchina di mamma, la macchina di mamma, non avere paura, stai venendo un pochettino, sali qui sopra, sali, sali, eccolo qua, sta salendo il ragazzo, sta salendo, ma chi è che spara, sei tu che spari, con queste, dopo giocare a Brawl Star, certo, dopo tutti a giocare a Brawl le Star, ragazzi, incredibile, andiamoceli quindi qui sopra, vediamo un pochettino che cosa possiamo fare, guardate, guardate, ed eccoci qua, con la musica, con la musica gigiolone, ragazzi, ecco qua, è un pappagallo piccolo, lo tengo da un'ora con l'asciugamano, piccolo, il piccolo cucciolo di pappagallo, vedete ragazzi, perfetto, siamo attenti a questa parte qua, con l'asciugamano, l'hai messo nell'asciugamano, ci mancano 47 personaggi, dov'è il nostro amico Gigiolone, vedi Gigiolone, ecco qua, è arrivata a Buongiorno Pescheria, ragazzi, Gigiolone Buongiorno Pescheria, praticamente, stiamo attenti da questa parte qua, l'abbiamo presa, incredibilmente, vedi un pochettino, mi sono iscritto, Maria Antonella Capecci, ragazzi, grazie Maria Antonella Capecci, poi ti porterò proprio un gioco, pensa un pochettino, ed eccolo, eccolo, lo vuoi attaccare, lo vuoi attaccare, lo vuoi attaccare a questo, lo vuoi attaccare, attaccalo, ah, mamma mia ragazzi, cerchiamo ovviamente il gigio, attenzione al gigiolone, ora, mamma mia, l'ha acchiappato, l'abbiamo messo sotto, ragazzi, ci scoppia la macchina, fra poco gigiolone se n'è sceso, gigiolone, non avere paura, non avere paura gigiolone, ed ecco, mamma mia ragazzi, te buttagli una bomba, se il migliore io faccio pure live su Twitch, mi chiamo Vitro678, vieni anche su Twitch se vuoi venire, perché il giocherellone ti aspetta sempre, mamma mia ragazzi, mi chiamo Riccardino, Maria Antonella Capecci si chiama Riccardo, ragazzi, l'abbiamo chiamato Trio, l'abbiamo trovato Trio e Rio, praticamente, guarda un pochettino qui sotto cosa c'è, buttati via dall'astronave, perfetto, andiamo a correre praticamente, quindi prendiamo tutto quello che possiamo, il polpettone, vedi un polpettone praticamente qui sotto, i guanti di mamma, i guanti di mamma, hai visto i guanti di mamma, andiamo a pigliare sto coso e dobbiamo stare molto molto attenti ragazzi, perché prendo ovviamente questo grande contenitore e spello qualcuno, lo devo buttare via praticamente, vedi un pochettino Gigiolone che ovviamente sta andando a fare quello che voleva fare lui praticamente, guardate quante armi ragazzi, le armi del Gigioli praticamente, chi è che parla? Assurdo, Gigiolone, Gigiolone, vieni qua. Ragazzi, assurdo, il teo di Brawl, ciao, ciao, espello qualcuno per far giocare. Mi puoi curare, Gigiolone, curami anche tu. Curami, Gigi. Gigi non mi cura, ragazzi, moriremo tutti, caro Gigi. Gigiolone, guarda come si è messo il Gigiolo. Il Gigiolo si è messo così. Mi potevi pure curare, Gigiolone, Mi potevi anche, grazie, Gigi. Gigi e la cremeria, ragazzi. Dobbiamo scappare ragazzi, dobbiamo scappare, quindi prendiamoci tutto, oh è assurdo, questo spara, e dove vai, dove vai, mi ha sparato, no Gigiolone no, Gigiolone no, Gigiolone no, ma tu hai il pass a battaglia, no Maria Antonella Capecci, caccia passione, ciao, il tio di ribolo, 8 persone siete praticamente, mi chiamo Riccardino Scamarcio, andiamo avanti, recuperiamo i dati e vediamo che cosa possiamo avere, che cosa possiamo fare ragazzi in questa incredibile live, quindi prendiamo oro, guardate oro incredibilmente, andiamo, mi dai leader, Giulia Luzzi, non posso darti leader perché altrimenti cosa vuoi fare quando fai leader, vuoi fare leader ma non fare, ti do il leader però non andare in mappe strane perché altrimenti diventa un po' scocciante, dove dite avete uscita la nuova modalità, quella per le connessioni lente, mo diamo, qual è il tuo nickname Giulia Luzzi, qual è il tuo nickname Giulia Luzzi,
dimmi qual è il tuo nickname e giocheremo insieme a Fortnite. Vieni Giulia Luzzi, vieni praticamente. Andiamo, aspettiamo la Giulia praticamente che arriverà praticamente ed entrerà a giocare. Facciamo questa modalità nuova, rientro zero costruzioni. Praticamente, ecco qua, rientro zero costruzioni, possiamo fare a squadre, quindi se volete giocare. Ecco qua, vedete, mi chiamo Riccardo, non Maria, Maria, lo so, però leggo il nickname. Giulia Luzzi, no, espello qualcuno. Giuseppe Loreto, è arrivato Giuseppino, ragazzi. Diego Molinaro, mi saluti, caro Diego Molinaro, ciao, chi sei? Solved, praticamente. Se, chi è? Allora, Giulia Luzzi, che nickname hai? Dai, Lollo o Solved? Quale nickname hai? Carissima Giulia Luzzi, il teo di bollo di 7 luglio posso giocare a Fortnite e farò live su Twitch e mi chiamerò Vitro272. Complimenti. Diego Molinaro, mi saluti, salutiamo Diego Molinaro. Andy Zed, mi saluti, please, caro Andy, come stai? Stai bene, caro Andy? Scrivi se stai bene, se ti piace Fortnite, metti mi piace Fortnite, così giocherai a Fortnite con me. Se ti piace Fortnite, metti mi piace a Fortnite. Se hai Twitch, vieni anche su Twitch, perché su Twitch ci si diverte. La live su Twitch è 16 noni, la live su YouTube è 9 sedicesimi. Dove ti piace di più vedere la live, là devi venire. Io sono Solved, spera e basta. Solved è lui, praticamente intanto stiamo per giocare, ragazzi, quindi mi raccomando. Il mio joypad, guardate un pochettino il joypad con cui gioco, il Nacon. Il joypad, no, il pupone, il pupone, il pupone, eccolo qua, il bombolone praticamente. Mi sono iscritto al Trio di Brawl, grazie per esserti iscritto, poi ti dedicherò un videogioco con videodedica addirittura. Se mi piace Fortnite, sto bene, non ho Twitch, va bene carissimo Andy Zed, continua da qui. Justine, è arrivata la grande Justine. Cara Justine, ciao, sei contenta? Sei contenta? Ci inquadri la tua postazione? La mia postazione al momento non te la posso inquadrare perché se tu vedessi adesso la mia postazione ti metteresti le mani nei capelli, hai capito bene? Perché quello che voi vedete da Twitch e da YouTube non è quello che potete immaginare, è tutta incasinata, pensate un pochettino, quindi veramente una cosa incredibile, è arrivato il bombolone, è arrivato. Ma chi è questa persona che entra? Praticamente il gruppo è troppo grande, il gruppo è... Ma chi è che ha fatto entrare questa persona? Ragazzi, perché è entrata una persona? Non sto capendo più niente, ragazzi. Aspettate, aspettate, aspettate. Aspettate, sta succedendo di tutto. Sì, ok, voglio giocare a squadre. Perfetto, venite a giocare, ragazzi, perché solo così potrete entrare, giocare con noi. Mettete entrate e mettete pronto praticamente. Entrate subito, subito, 50 dopo il pupone, il mio nickname, il puparuolo. Agata Sorrentino, ragazzi, è arrivata anche Agata Sorrentino. Mi raccomando, vi sto aspettando. Entrate, 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 entrate. Entrate subito, ragazzi, se volete giocare. Agata Sorrentino, ciao. Come si chiama? Su Twitch, sempre giocherellone. Cerca giocherellone. Oppure clicca nel box informazioni di YouTube e clicca nel box informazioni di YouTube, mettimi pronto Solved e potrai giocare praticamente con me. Pensa un pochettino e troverai anche i riferimenti ai miei altri social network, tra cui Twitch. Maria Antonella Capecce, giochiamo a Brawl dopo. Sì, Andy Zed, sei gentilissimo, ma figurati, caro Andy Zed, questo è il canale dell'amicizia. Hai capito bene? Il canale del giocatore, nel canale dell'amicizia, della fraternità. Oggi è il compleanno di mio padre. Come si chiama tuo papà? Gli facciamo gli auguri in diretta. Pensa un pochettino, gli auguri in diretta. Andiamo subito. Nicoletta, ciao. Facciamo così con la mano a Nicoletta, ragazzi. Fate così, ciao Nicoletta. Vediamo il mitico papà di Justin, come si chiama? Mettete pronto. Se volete giocare, mettete pronto, ragazzi. Turno trombato, dagli Lollo, Solved e giocherellone. Come si chiama tuo padre? Gli facciamo gli auguri in diretta. Come va, Nicoletta? Va tutto bene. Guarda il ballettino. Questi, sai che puoi fare, Nicoletta? È arrivato il bombolone, ragazzi. È arrivato il bombolone, è arrivato. Salutiamo Vitro678 che è arrivato su Twitch. Ciao, ti ho seguito. Grazie mille, Vitro. Agata Sorrentino, aspettiamo. Spammiamo di like, dai. Se vi piace Fortnite, mettete like. Quanti più like ricevo un video, tanto più vi porto quella serie. E Andy Zed, sei un grande, bro, ti stimo, ma perché non ti fai vedere? Ma no, devi venire su Twitch per vedermi, carissimo Andy Zed. Vieni su Twitch, canale del giocherellone, troverai la videocamera, lo schermo a 16 noni, l'audio di altissima qualità, il video di altissima qualità. Però tu dici, perché fai anche la live su YouTube? È una live parziale, perché vedi solo una parte dello schermo, e qui, ma è fatta per chi vede in verticale le live. Ecco qua, carissimo gamer PlayStation, caro gamer, ciao Giassine, sono un ciao. È arrivata, guarda. Guardate Justine, evviva, tanti auguri al papà di Justine. Agata Sorrentino dice no. Agata Sorrentino dice aspetta, 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 devo fare qualche cosa.
Ecco qua, intanto qui si suona, si balla e si canta, ragazzi. Guarda, dagli lol, guarda come balla, dagli lol, guarda, assurdo. Justin, Andy Zed, figurati, caro Andy, ti aspettiamo anche su Twitch, non ti preoccupare, finalmente si gioca, ragazzi, sarà una partita incredibile. Posso giocare Andrea Celli? Certo che Andrea Celli puoi giocare, vieni, vieni nella live del giocherellone. Ed eccoci qua, ragazzi, questa qua è una partita fatta per chi ha la connessione lenta. Vedi un po' che ti guarda qua, il polpettone, praticamente qua, il bambinello di Nettuno, il bambino di Poseidone. Poseidone è il nome latino di Nettuno. Nicoletta, sono albanese, mangio come un irlandese. L'irlandese mangia più l'irlandese o l'albanese? Non lo sappiamo di preciso. Assurdo su questo. Guarda lui è sconsolato, vedi un pochettino, è sconsolato, sta aspettando di andare a fare qualcosa, ragazzi, vedete? E guarda un pochettino, guarda gli amici di un tempo, vedi? Gli amici, guarda che salto, guarda un pochettino, guarda che fanno gli amici, guarda come ballano. Ringraziamo il portiere. Ecco l'ultima squadra che sopravvive, anche se si atterra non sei fuori. Ecco qua Andy Z, adesso mi scrivi, iscriviti carissimo Andy Z, così puoi vedere la live anche da YouTube, da Twitch. E se vuoi potrai, penso un pochettino, anche abbonarti. Se hai Amazon Prime puoi abbonarti ed evitare di vedere le pubblicità su Twitch, nonché avere il multipass e avere le tante migliorie riservate agli abbonati, che sono per esempio le emoticons dedicate, ma poi arriveranno anche altre tipo di migliorie. Intanto mi piglio il presepone, vedete un pochettino su questa cosa qua, e andiamo subito ovviamente a cercare di aprire lui. Chi è che spara? Praticamente andiamo a pigliarci tutto, vedete, guardate un pochettino qui sopra, ragazzi, la squadra, vai, vatti a pigliare sta cosa, la mitraglietta magica. Adesso mi scrivo, me l'accetta amicizia? Certo, no, non ce l'hai, vabbè, se lo avevi praticamente non pagavi niente e avevi delle migliorie, perché chi ha Amazon Prime può abbonarsi addirittura a un canale gratuitamente. Oh, chi è? Chi è questo? Mamma mia, ragazzi, stiamo uniti, perché qui sta veramente succedendo di tutto e di più. Chi è arrivato? Eccolo qua, Alex è arrivato, ragazzi. Io non vedo niente, stiamo attenti da questa parte qua, però quello che ho visto è questa cosa qua. Nicoletta ci manda incredibili emoticons, vedete un pochettino, è addirittura il cuore di Nicoletta, ragazzi, guardate un pochettino qua sopra cosa c'è, ragazzi. Attenzione, apriamo sto coso, ci buttiamo, prendete il calippone, vedete il ventolone, perfetto, andiamocene quindi a pigliare la mitraglietta, andiamo col mitico amico, ragazzi, stiamo uniti, altrimenti ci possiamo fare molto molto male. Chi è che spara? Diceva qualcuno, ve lo ricordate? Qualcuno diceva ciao, chi è che spara? Praticamente, chi è che fa le puzzette? Eccolo qua. E ha acchiappato al volo. Hai visto? E distruggilo. Dove sta? Ok, perfetto. Vai a ricaricare, vai, aiuto il giocherellone. È arrivato lui, guarda chi è arrivato, guarda chi è che piange. E mai chi è? Donuts, praticamente, assurdo, bravo Donuts, perché piange? Addirittura Nicoletta, bri, ecco il polpettone. Mamma mia, ragazzi, assurdo. Non piangere. Emanuele sta piangendo perché voleva giocare. Emanuele, dobbiamo dire la verità. Emanuele voleva giocare, ragazzi. Che cos'è? Ti curo io. Aspetta, ti sto curando in mezzo alle palle. Vieni da me. Dove te ne vai? Ah, dai, davanti a tutti quanti. Nicola, addirittura, guardate un po' che Tommy, ciao, è arrivato Tommy, addirittura. Come ti chiami? Ecco qua, perfetto. Tieni premuto per un riavvio. Voglio riavviare e voglio buttare, venire direttamente da voi, ragazzi. Pronti a buttarvi? Come va, principessa? Qua sta la mano e qua sta Vanessa. Pensate un pochettino. La mitica Vanessa, NDZ, delle parolacce di Tommy. Tommy dice le parolacce, come va, principessa? Me l'accetti in amicizia? Antonella Vasovoia, sì, appena esco dalla lobby, appena esco da questa partita, ti accetterò l'amicizia. Ragazzi, sto per arrivare, ecco qua. Siamo scarsi, Gamers PlayStation, vedrai che miglioreremo. Nicoletta, Tommy, ma chi è la ragazza vicino a te nella foto? Emanuele, levo l'iscrizione, mi dispiace, caro Emanuele, che te ne vai, ci mancherai, carissimo Emanuele, ci mancherai tantissimo. Andrea Celi, dai, come ti chiami su Fortnite? Giocherellone 79 mi chiamo, lo leggi in alto a sinistra, non ti preoccupare, il giocherellone accetta
aiuta sempre tutti, pensa un pochettino, andiamo a distruggere sto coso, vedete, ma non ti preoccupate ragazzi, perché dobbiamo, davanti al polpettone, davanti a me, mi metto nella casa delle tre, ma non mi puoi sparare, non mi puoi sparare, non mi puoi sparare, sì, fai, ai ai ai, cattivo. Cattivo davvero, sto entrando in Fortnite, vieni in DZ, Bri, bene te, Regina, Emanuele, Emanuele giochi lì con me, certo Emanuele che giochiamo, Nicoletta, bene Principessa, Antonella Savoia, mi chiamo Cestino Riccio, di come mai questo nome, Tommy è un'amica, una grande amica, praticamente Nicoletta, ok, l'amica del cuore, ecco qua, l'amica del cuore, l'amico del Q, ecco qua, del grande Q praticamente, del bombolone. Andiamo avanti, riavvio fra 2 secondi e la migliore amica è appena arrivata, ragazzi, guarda un po' la richiesta di fan i mortacci, praticamente, fan mortacci, è appena arrivato, praticamente, il nostro grande fan, subito arriva, certo l'ho accettata, bella la tua amica, ti piace l'amica, ti piace l'amica, vedi un pochettino, attenzione all'amica, ragazzi, guarda un pochettino, eccolo qua, è incredibile, mi chiamo Spirita, Spirta Storica, per favore facciamo, sì, adesso giochiamo tutti quanti, non ti preoccupare, nessuno viene abbandonato, sono io, fan morte oscura, mamma mia ragazzi, nickname molto molto pauroso, dobbiamo dire la verità, molta paura di giocare con fan morte oscura, pigliamoci ovviamente il calippone qui sopra, vedete ragazzi, e qui c'è il forzierone, apri sto forziere, non avere paura, perfetto, guarda un pochettino qui sopra cosa ho preso, addirittura mi piace molto questo fucilone, dove sono i miei grandi amici non li trovo, andiamo avanti, io vado a farmi una che Nicoletta, che cosa dici? Emanuele, c'è Emma, anche una delle mie ex, il vostro Vaguez di zona, ragazzi, il vostro Vaguez è tornato, mi saluta il grande Vaguez, stiamo attenti, da questa parte qua il Vaguez di zona, vedete un pochettino, ci stanno sparando, dobbiamo stare attenti perché è la squadra che fa più kill che vince, impossibile scattare. Come ti chiami? Giocherellone79 mi chiamo, cerca Giocherellone79 e potrai anche tu far parte di questa incredibile live, hai capito bene? Quindi ce ne usciamo da questa parte qua, il mitico Riccio per Osvaldo, praticamente chi è? Riccio esplosivo, è arrivato lui, Windy Kitchen, praticamente il grande Windy, ragazzi, è arrivato Windy, ragazzi, eccolo qua, chi è che spara? Ecco qua il trombato è stato trombato, ti sto mandando la richiesta amicizio, ecco qua il mitico Tommy lo sa già e stiamo a te, eccolo qua aspetta, ok perfetto, quest'arma però ragazzi non mi piace, mi serve il pistolino, andiamo avanti, chi è che spara? Qualcuno stava sparando, ragazzi, lo sa. Sono io, Andy, sono io, praticamente il grande Andy, appena tornato da noi, ragazzi. Si chiama Evan, quel mio ex è anche migliore amico. Adesso è diventato tuo migliore amico. Prima era un ex e poi migliore amico. Però secondo me migliore amico ed ex non vanno d'accordo, Nicoletta, lo sai questa cosa qua, secondo me è meglio quando si chiude un rapporto troncare del tutto, mi dispiace dirtela questa con questa mia visione, lo sa Tommasiello, stiamo attenti con Tommasiello, ragazzi, addirittura vedete un pochettino cosa sta succedendo, lascialo stare. No. Ah, ma chi è Goculo qui? Vai con Goculo. Goculo lo tenevo dietro. E puoi parlare su console. Non sto da console, sto da PC, vedi, devo andare qui sopra. Vai a ripetere. Sono l'unico spettatore sulla live da Twitch, Vitro. Sì, perché molti preferiscono vedere la live direttamente a 9 sedicesimi. Perché prendono il telefono, prendono il tablet e lo vedono in verticale. Per questo motivo, ovviamente, preferiscono, diciamo, io faccio le live anche in verticali, molti ragazzi, molti spettatori, molti membri della community, quelli iscritti e non iscritti guardano la live praticamente direttamente in verticale, ragazzi mettete mi piace se vi piace Fortnite, così arriveranno altri giochi di Fortnite, non vi preoccupate, il giocherellone potrete giocare in live col giocherellone, essere protagonisti della live, pensate un pochettino, è incredibile. Mamma mia, ecco qua, continuiamo perché questi ragazzi veramente mi piace questa modalità, perché è una modalità fatta per
chi ha praticamente una connessione lenta. È arrivato Diana Tion, ragazzi. Cara Diana, ciao, buonasera. Tommy me l'ha detto questo hacker: se tu non ti fidanzi di me, allora vai a quel paese. Giulia Luzzi, è bellissimo Fortnite. Sì, molto bello. Alice di Ezzordo, io ho scritto giocherone ma non ti trovo. Clicca nel box informazioni, trovi tutti i link, tra cui il link a Twitch. Pensa un pochettino, NDZ, ritorni in lobby. Devo ritornare in lobby, ho messo che giocavamo. NDZ, Alice, devi scrivere 79. Allora, se vuoi giocare su Fortnite, devi mettere giocherellone G maiuscola e 79 attaccato. Se vuoi invece trovarmi su Twitch, devi basta che clicchi nel box informazioni e vai al link di Twitch. Vai in lobby, vado in lobby praticamente. Andiamo in lobby e vediamo, ragazzi, nella lobby chi c'è. Andatevi anche ad ascoltare la canzone del giocherellone che ha fatto su Fortnite, versione inglese e versione italiana. Pensate un pochettino. Ed eccoci qua, ragazzi. Dove state? Dove state? Io adesso esco. Praticamente, chi è spinta storica? Chi è spinta storica? Andiamo a vedere spinta storica. Esco dal gruppone, vedete, e vediamo adesso chi vorrà venire con me a giocare, ragazzi. Vediamo un pochettino chi vuole giocare col giocherellone, ragazzi. Chi vuole giocare con me, praticamente? Ecco qua, venga subito, metto modalità praticamente a squadre. Vedete, ragazzi, chi è che vuole giocare con me? Vai in modalità squadre. No, mamma mia, ragazzi, mettete pronto quando venite. Venite subito, io prego, se giochiamo insieme. Certo, NDZ, l'ho fatto. Emanuela, ci sono io. Alice d'Ezzordo, sono io. Venite subito a giocare se volete giocare col giocherellone 79, il vostro grande amico, colui che vi fa partecipe della live, colui che vi porta in live. Perfetto, ragazzi, entrate tutti. Altri due posti vuoti e possiamo giocare, mi raccomando, ragazzi. Gabriele Manu è arrivato, un posto solo è rimasto. Il primo che arriva, chi è l'ultimo che arriva? Forse è entrato anche lui spinta storica. Ci sono io, M Spartaco, ciao ragazzi, è arrivata la piccola Emma, salutiamo Emma. Ciao Emma, come stai? Hai visto che bella live ti ho dedicato di Roblox, anche se purtroppo sei stata poco protagonista. The Pit, perché vuoi giocare a The Pit? Spero e basta, ragazzi, uscite solo 4, possono giocare a Reload e invece stiamo giocando a questo. Lo capite sì o no? Lo capite sì o no? Solo 4, però se entrano che dobbiamo fare? Usciamo ragazzi, ecco qua. Dove spero e basta? Dov'è Sfera e basta? Quale nickname hai? Per Sfera, sì, ma ci sarà sempre presente. Infatti ti ho inquadrato con il cellulare mentre giocavi, ovviamente, al mitico Broken Ever. Quindi pensa un pochettino a squadre, possiamo giocare a squadre, ma noi vogliamo giocare a coppie praticamente, non a squadre. Perfetto, mettete mi piace e premete Y e partiamo. Sì, ma ci sarò sempre quando vuoi giocare a Brawl Star. Dopo ci sarò. Flavio, ciao, ora giochi a Fortnite, comunque sei bellissimo. Sono bellissimo, anche tu sei bellissimo, caro Flavio. Sfere basso, sono Solved. Dov'è Solved praticamente? Mo ti metto leader, così farai tu tutte le cose che vorrai praticamente. Sussurro, visualizza proprio mio, promuovo lui praticamente, ti promuovo come leader. Adesso sei leader e fai, butta fuori chi vuoi buttare, basta che giochiamo. Alla seguo dal letto, cotto, fai bene Alessandro Arcangeli, ragazzi. Alessandro Arcangeli, il leone di Rimini, ragazzi, col cellularino sempre in mano. Ecco qua, grande Alessandrino, a prendere con la connessione in fibra ottica FVA praticamente. Il grande Alessandro, pronto sempre a giocare, pronto sempre alle 4 chiacchiere col grande amico il giocherellone. Vai Alessandrino Arcangeli. Alessandro Arcangeli, ragazzi, ha avuto più di 1000 fidanzate, pensate un pochettino. Lo sai che quelle due, dopo che sei uscito, mi hanno insultato. Quelle due ragazze, mi dispiace. Quando qualcuno ti insulta, segnala sempre. Alice d'Ezzordo, posso fare solo una? Vieni Alice d'Ezzordo, se vuoi giocare. Spera e basta, ragazzi, vi entro in casa a rubarvi, solo 4, addirittura arrabbiatissimo. Spera e basta. La mitica Alice d'Ezzordo, se non ti dà fastidio, certo, possiamo giocare tutti insieme. Stefano Di Natale, ragazzi, salutiamo Stefano Di Natale. Ovviamente, ragazzi, chi prima arriva meglio allora, e si dà la priorità agli abbonati, quindi chi è abbonato avrà la priorità a giocare con me. Anche per questo vi dico sempre, abbonatevi al canale. Andiamo avanti, sono io spinta, Alice di Zorro, sei tu spinta, ma nel senso, sei stata spinta o sei una delle persone all'interno della lobby.
non lo possiamo sapere, incredibilmente. Alessandro Arcangeli, esausto, scocciato. Andrea Zed, metti il gruppo privato. Ho messo tutto quanto su Sfera e Basta, sta facendo tutto quanto Sfera e Basta. Sfera e Basta, pensaci tu. Pensaci tu, vedi, sta facendo tutto lui. Kit sono io. Kit, quello là di, del coso. Flavio, sei uno spietato macina da quella con un gunotto. In cerva ci sono prototipo, tu proto, sperma, fumano un botto d'erba. Ecco qua il mitico Flavio che ovviamente fa le grandi canzoncine. Veramente incredibile. È arrivata anche Fragolina. Chi è Fragolina? Quella sì, è Fragolina, ragazzi. Fate ciao a Fragolina. Fai ciao a Fragolina. Metti mi piace a questo video. Vedi, metti mi piace qua. Metti mi piace qui sopra, vedi un pochettino qui sopra, metti mi piace se vuoi salutare anche tu Fragolina. Sfera e Basta, ragazzi, non entrate, Sfera e Basta impazzisce. Impazzisce da Xbox, perché gli fu regalato l'Xbox e lui continua a giocare da Xbox. Alex da PlayStation, Windy Kitchen addirittura da Nintendo Switch. Come fai a fare gli abbonamenti su Twitch? Gli abbonamenti? Allora, se tu hai Amazon Prime hai un abbonamento gratuito e devi ovviamente fai abbonati al canale. Se invece lo vuoi comprare devi pagare tramite una carta di credito, carissimo Vitro. Giulia Luzzi, voglio rimanere nel gruppo. Vuoi rimanere nel gruppo? Rimani nel gruppo. Andy Z, mi metti leader. Io ho messo leader a Sfera e Basta, sta facendo lui. Flavio, bella la Fragolina. Flavio è innamorato di Fragolina. Ciao, ma se è il vero Sfera? No, è un fan di Sfera e Basta, non è il vero Sfera e Basta. Ecco qua, Carmine Novellis. Ciao ragazzi, fate così a Carmine Novellis. Salutiamo il grande Carmine. Grande Carmine Novellis. Ciao Carmine. Stefano Di Natale, 1000 euro. 1000 euro ti regalarono a Natale. Alice De Zordo, per favore no, voglio giocare, dice Dezordo. Fragolina, ciao Flavio, salutiamo tutti, fai così a ciao, fai così, fai Flavio, ciao, Flavio Flavietto, Flavio Flavietto, spero, basta ragazzi, vi espello tutti, basta, addirittura ragazzi, basta che giochiamo perché non ce la facciamo più, purtroppo il bello e il brutto di Fortnite è questo, il gioco online puoi giocare con tutti, ma a volte entra di tutto e di più. Giulia Luzzi, spera, posso rimanere nel gruppo? Dai, ti prego. Donati, io sto facendo basket, mi sto allenando con la palla. Flavio dice ciao, fai così a Flavio, fai così a Flavio. Metti pronto quando vuoi giocare, metti pronto quando vuoi giocare e ne giochiamo tutti quanti. Stefano Di Natale, posso giocare? Sì, però sta amministrando Sfera e Basta, che a parte che mi aveva chiesto da 28 giorni di giocare a Fortnite ed essere anche lui protagonista, lo sto facendo amministrare a lui. Ciao Alice De Zorro, ma Emma Sparto, che si può spere, basta e Fragolina, che è successo, che ha fatto, che cosa è successo Emma, che cosa sta succedendo? E Giulia Luzzi, abbandono la live, mi dispiace, come mai Giulia Luzzi abbandoni la live, aspetta il tuo turno, perché te ne devi andare Giulia Luzzi, che cosa è successo di brutto? Fragolina, vedi che dice, che cosa stai facendo, cosa è successo Donat, 15, questo io vengo qui così per le ore a basket, alle 15 devi andare a basket. Fragolina, ho salutato, salute, molto molto educata la mitica Fragolina, sono forte a basket, vuol vedere, infatti siamo in live, sì, adesso vedremo come giochi a basket, carissimo Donat. Quindi Emanuele piange, perché stai piangendo Emanuele, cosa sta succedendo, guarda questo qua che capa che tiene. Posso unirmi a guardare? Come non puoi unirti a guardare? Certo Alice Di Zoro, puoi unirti a guardare e se vuoi puoi anche giocare. Questo si è messo a piangere, vedi un pochettino, guarda un po', Poseidone addirittura. Flavio, come cantante amo, adoro giocare lunedì, vedere ancora le nuove canzoni che usciranno. Credo che tornerò a cantare perché ho fatto qualche cosa con l'intelligenza artificiale, però in realtà non mi è piaciuto praticamente. Giulia Luzzi, che cosa è successo? Giulia Luzzi, non piangere, non ti preoccupare, giocherellone dopo ti fa giocare. Andy Z, sono con te bro, sei con me, grazie, ti ringrazio caro Andy Z. Giulia Luzzi, dopo giochiamo. Diavolo, ma perché non registri direttamente lo schermo? Viene registrato lo schermo, lo te lo devi andare su Twitter, però molti miei iscritti guardano le live in verticale, quindi preferiscono vedere delle live parziali. Visto che preferiscono vedere delle live parziali, io gli faccio vedere la live parziale, devo accontentare tutti. Ecco qua, il Donat, troppo bello, fa il basket, dopo ti porto il gioco di basket, ti piace la palla da basket, dopo te la faccio vedere. Fragolina, Emma dove sei? Bri, riecco, mi è tornata la mitica Bri, ragazzi, salutiamo il mitico Bri, in realtà una ragazza
ragazza, mi sembra. Sfera Ebbasta è un diavolo cattivo, praticamente il cattivone. Il cattivo, ora ti faccio vedere, guarda un pochettino, pizza sul bombolone. Pite il bombolone, praticamente, guarda quando apri il bombolone, guarda, si apre il bombolone, diventa una bomba. Praticamente stiamo attenti a questa parte qua, intanto mi vado a pigliare qualcosa di interessante. Sono presi già tutto, ragazzi. Si sono, è il forzierone. Il forzierone, mamma mia, ragazzi, guardate un pochettino con l'arma sacra, il mega mitra, vedete un pochettino, ve l'avevo detto, il lavoro paga sempre. Mi fai un sondaggio, certo Donat, dopo Stefano di Natale ti voglio bene, io ti voglio bene Stefano. Alice dice dopo possiamo essere leader, certo, perché no. Giulia Luzzi ci manda tante faccine belle e simpatiche perché il nostro grande amico Fea sei fortissimo, sono anch'io con te, grazie Flavio. Alessandro Arcangelo Massoni, fai video in ospedale, lo so, ma in termine, ma fa bene fino alla fine Alessandro Arcangeli, fino alla fine, perché poi dopo si muore Alessandro Arcangeli, che è questa cosa, fino alla fine Alessandro Arcangelo, anche io farò i video fino a quando non morirò, hai capito bene? Serafino Massoni, un esempio di tenacia, perché poi dopo si muore Alessandro Arcangeli e poi non, è, non puoi più fare i video, hai capito? Mi dispiace per Serafino, ho visto che l'ho superato anche come iscritti. Serafino molto sfortunato, ma perché è sfortunato? Sicuramente parte della sua sfortuna è dovuta a lui, ma parte anche, diciamo, è dovuta alle persone che lo hanno accompagnato in questa avventura di YouTube, che spero che per lui non finisca mai. Però ovviamente stiamo capendo che ci sono delle cose che stanno accadendo, carissimo Alessandro Arcangeli, quindi è purtroppo brutta situazione per Serafino Massoni. E c'è un tempo per tutto, Alessandro Arcangeli, ricordatelo ogni giorno, fai sempre quello che vuoi e porta avanti i tuoi progetti. Per questo ti dicevo, fai partire il blog con le tue news, Alessandro Arcangeli, perché questo per te può essere molto molto importante. Fidati che sei una potenzialità sprecata, Alessandro caro, non ti preoccupare, anche perché poi dopo si muore, più tempo passa più tempo praticamente vai a perdere praticamente con questi tuoi grandi progetti, Alessandrino caro. Quindi non ti preoccupare, il giocherellone dalla parte dove io faccio le live, ma i miei iscritti non si possono abbonare, non si possono ancora abbonare, forse poi si potranno abbonare, si possono credo iscrivere, però se fai la verra cara, dopo sto che mi scelgo io chi gioca, va bene Sfera, fai giocare anche Giulia Luzzi che c'è rimasta male, Fragolini dice va bene, il mitico Stefano di Natale dice il campione di Fortnite, vieni con me a fare basket, dopo ti porto il gioco di basket, ma non vengo a giocare praticamente a basket. Andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti da questa parte qua e vediamo cosa fare, vediamo cosa si può fare. I nostri grandi amici che se ne stanno andando a mare chiaro, pensate un pochettino, quindi veramente guardate qui sopra e il polpettone vai qui sopra col polpettone, rompi questo oggetto praticamente qui sopra e ce ne possiamo andare. Andy Z, sono morto, adesso ti aiuto io, forza Napoli, Stefano di Natale, il grande Stefano ragazzi, il grande Stefano di Natale. Andiamo avanti, stiamo attenti ovviamente a queste parti qua, vedete un pochettino, adesso ti salvo io praticamente, non ti preoccupare, vedi un pochettino, sta arrivando il giocherellone. Ricarica. Ok, vado a chiappare, vai. Perfetto. Andiamo avanti, Sofia la cioccolatina giocherone, ciao, che è successo Sofia, perché sei triste, cosa è accaduto di brutto praticamente in questa situation, Greta e De Simone sono tornata, ciao, Pino Shooter, quando Roblox, domani Pino, l'abbiamo già portato, tu grande assente, Greta De Simone finalmente, oggi pranzo con rimanenze, Alessandro Arcangeli sta vivendo una situazione di povertà ragazzi, Pino Shooter, che cosa vuoi dire ad Alessandro Arcangeli che vive una situazione molto brutta, pensa un pochettino. Carissimo Pino con Alessandrino, praticamente pite sto bombolone in faccia, addirittura che sta succedendo, chi è che spara, ok.
Lo sai perché sono triste? Perché Sofia sei triste? Ciao, per non avermi fatto giocare. No, adesso ti fa giocare, non ti preoccupare. Ciao, grazie mille, venite, venite nelle Ferrovie dello Stato. Però, dopo adesso giochiamo. Pino, chi sei? Come Pino Shooter? Pino Shooter, il ragazzo calabrese. Carissimo, carissimo Vitro, vai a vedere sul mio canale YouTube le musiche di Pino Shooter, dedicate a Pino Shooter, il ragazzo calabrese da 4.000 euro al mese. Pino Shooter, infatti, è un ragazzo calabrese. E basta. E vattene, vai, 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 distruggilo, distruggilo. Allora, sono Pino, un ragazzo calabrese da 4.000 euro al mese. Grande Pino. Pino è un prossimo dirigente delle Ferrovie dello Stato. Assurdo. Sofia è molto triste. Ciao, ormai sto giocando con altre persone. Se vuoi, dopo puoi giocare anche con lui. Purtroppo non possono giocare 1.500 persone, ragazzi. A volte le live, e io ringrazio sempre, hanno raggiunto cifre incredibili. Hanno raggiunto cifre incredibili. Hanno raggiunto 400-600 persone in contemporanea, ragazzi. Quindi mi raccomando. Quindi io, se posso, riesco a far giocare sempre tutti, eh. Sofia, perché mi sono persa Roblox sotto? Domani, domani, Sofia. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Stefano di Natale 1122334 Vitro 678. Ciao. Caro Vitro, vai sul canale del Giocherellone e vai ad ascoltare le grandi musiche del Giocherellone. Penso un pochettino, che ha dedicato al suo caro amico Pino Shooter. Intanto mi bevo qualcosa, ragazzi, è assurdo, davvero. In tempo reale bevo l'acqua santa. Te lo faccio io il tiro per il giocherellone. Donat, ecco qua. Andiamo un pochettino. Il tiro per il giocherellone e il bombolone. Pino Shooter, ebbene sì, ragazzo calabrese, 4.000 euro al mese, prossimo dirigente delle Ferrovie dello Stato. Andiamo a giocare, andiamo a vedere un attimo i nostri grandi amici dove si trovano, ragazzi. Vedete un pochettino. Viene da dire le parolacce. Giulia Luzzi, non dire le parolacce. Ne perdi di educazione. Mi puoi salutare per piacere Graziella Rotelli, ragazzi, salutiamo tutti quanti Graziella Rotelli. Pino Shooter saluta Graziella Rotelli, che è appena arrivata anche lei su questo canale, incredibile, la mitica Rotelli, ragazzi. Andiamo a salutarlo. Io sono in un viaggio a Taranto e non ce la prendo. Nintendo Computer, ti potevi portare il Nintendo Switch, ti potevi far regalare il Nintendo Switch, così da fare che cosa? Praticamente da giocare in viaggio. Pino Shooter, ciao, ciao. Pino Shooter ha salutato. Greta, io sono in viaggio. Stefano Di Natale mette gli occhi a palla. Flavio, potresti leggere il mio commento di sopra? Gabriele Rotelli, mi puoi salutare per piacere? Flavio, non sono riuscito a leggere. Sto pure giocando. Greta e Simone, come ti chiami su Roblox? Il giocatore del 79, è stato l'arcangelo Carabbi, allerta meteo, l'uragano Barry potenzialmente catastrofico, ha raggiunto la categoria C5 di evoluzione, si porta a casa anche mamma. Addirittura Graziella Rotelli, mi puoi salutare anche Manuel Modestino. Ragazzi, salutiamo tutti quanti il carissimo Manuel Modestino. Fate così con la mano, ragazzi. Ciao Manuel Modestino. Vitro 688, ascolta la canzone di Pino Ciuti, ragazzo calabrese, il cercamoglie. Pino il cercamoglie, ragazzi. Andiamo qui sopra. Pino il cercamoglie, ragazzi. Ecco qua. Distrutta la ragazza, ragazzi. Ecco qua, andiamo. Game University Ita, ragazzi, giocheremo. Ciao, Donat. Ecco, abbiamo vinto il porcellino d'oro. Pensa un pochettino. Ecco, ce l'abbiamo fa Stefano Di Natale, il grande Stefano. Mi potete seguire sul mio canale, il nome Vitro 678. Seguite anche Vitro, ragazzi, il grande Vitro, che vi fa tanto ridere e scherzare. Assurdo, davvero. Il Pino Shooter. Ecco qua, guardate, Sofia non è molto d'accordo. Molto d'accordo a seguire Vitro, ragazzi. Perché non sei d'accordo, Sofia? Molto Pino Shoot Vitro. Questa invece è dedicata al ragazzo Scimmia, caro amico di sempre. Scimmia, tu ti ricordi? Il grande Scimmia, lo scimmione, l'amico di sempre, l'amico di Pino Shoot, il ragazzo peloso. Ve la ricordate, ragazzi, la canzone del ragazzo peloso? Non so se ve la ricordate. Andatevela a ascoltare perché era molto molto intrigante, molto molto bella, devo dire la verità, e ci siamo divertita. Sofia è molto triste, ragazzi. Ma perché sei triste, cara Sofia? Ma non ti preoccupare, non ti preoccupare. Verranno giorni migliori, Sofia, non ti preoccupare. Qui abbiamo pigliato per il suo testosterone, ecco qua. E ti la ricordi la canzoncina? Guarda i grandi amici di sempre, il mitico Solved, vedi un pochettino che si butta qui sopra e poi va a salire. Con i riavvi terminano fra 1 minuto e 29. Perché mi dovevo dimenticare Roblox con te? Ma non ti preoccupare, hai attivato la campanellina, attiva la campanellina e riceverà. Eccolo qua, va.
Ragazzi, andiamo con Solved, andiamo a pigliare. Sei il mio mito, no, no, carissima, tu sei il mio mito. Tu sei il mio mito. Qui siamo tutti miti, miti di ognuno di noi. Siamo tutti miti. Attenzione, attenzione, attenzione. Guarda questa palla. Guarda questa palla qua. Guarda, guarda, guarda. Il grande salto. Ecco qua, Vincenzina Elvira Fusco, ragazzi, salutiamo Vincenzina Elvira Fusco, grande, grande fan del giocherellone Vincenzina, e io sono triste, mi sento male, mi viene da svenire. Non dire così, non dire così, Giulia Luzzi. Adesso giocherai con noi, ragazzi, dopo fate giocare Giulia Luzzi immediatamente. Facciamolo a giocare, si asciuga le lacrime, Sofia, non piange, non piange, gioca domani giocheremo tutti insieme, domani giocheremo tutti insieme, carissima Sofia, non fare così. Giocherellone Greta De Simone Giocherellone, piace la nuova stagione? Sì, molto bella. Oltretutto hanno inserito questa modalità fatta per chi ovviamente, per chi ovviamente non ha questa possibilità. Vedi un pochettino, sì, aspetta, aspetta. Adesso ti piglia di soccorso. Andiamo a saltare, ragazzi, perché questo è difficile. Distruggilo tu per me, ho fatto io, perfetto. Mi dovete fare ridere, certo, ti facciamo ridere come scimmia, vai ad ascoltare la canzone scimmia tua, voglia ridere. Ecco qua, ti faremo ridere un po', ti faremo ridere un po', ragazzi, sta qua, abbiamo perso posizione finale 4. Che brutta fine, pensavamo di poter giocare in una certa maniera, ragazzi, ritorniamo nella lobby e facciamo giocare Giulia Luzzi che veramente si è rattristata. Mettete mi piace a questo video se vi piace Fortnite. Così porterò ancora Fortnite, ragazzi. Giulia Luzzi, ci sono due posti per te. Caro Sfere Basta, fai giocare Giulia Luzzi perché ci è rimasto veramente male. Chi vuole giocare, scrivi io più il nome. Ecco qua, vedete, Sfere Basta, vai, fai, amministra tu, visto che mi hai chiesto 30.000 volte Fortnite, e tenimi pure la Giulia Luzzi. Come ti chiama? Falla entrare. Giulia Luzzi si è messa a piangere. Falla entrare perché poi dopo si mette a piangere, ecco qua, e ci dispiace tutti quanti che questo è un canale basato sull'amicizia, come piace anche al caro Pino Shooter, il ragazzo Alice d'Esordo, io, fate entrare anche Alice d'Esordo e Giulia Luzzi, ci siamo tutti, c'è un ultimo posto disponibile, ragazzi, mi raccomando, mi dovete fare un po' ridere la chat, ecco qua, guarda, il bombolone, il bombolone, il bombolone, ecco qua, Alice d'Esordo, posto leader, no, fai fare a Sfera Ebbasta, il leader che amministra e mette dentro chi deve entrare praticamente. Vai, vai, carissimo. Sfera Ebbasta, Giulia Luzzi, vai con Giulia Luzzi e metti anche Alice d'Esordo. Così puoi giocare anche tu, Alice d'Esordo. Mettiglielo dentro il mitico Giulia Luzzi. Ecco qua, Andy Zed, io sono Sfera. Ah, Andy Zed, tu sei Sfera. Alice d'Esordo, sono Spinta. Spinta e basta. Pensa un pochettino assurdo. Ragazzi, entrate, entrate subito. Se volete giocare, ci sono altri due posti liberi. Altri due posti liberi per voi, ragazzi. Pino Shooter vuole entrare o non vuole entrare? Vediamo se Pino Shooter vuole entrare. Il ragazzo calabrese, dai Lollo, mi chiama, ti chiamano in giro praticamente. Mi di Giulia Luzia si chiama dai Lollo. Okay? Sfera Ebbasta, fa entrare dai Lollo. Ecco qua, Giulia Spinta giocano, stanno entrando praticamente dai Lollo. Dov'è? Ultimo posto disponibile, ragazzi. Chi vuole giocare, venga subito a giocare. Venga subito a giocare. Due posti disponibili per presto. Ovviamente fate presto perché poi dopo non potete più giocare, quindi immediatamente. Spinta storica, scusa, ho sbagliato, spinta storica. La spinta storica fu fatta. Alex è arrivato anche Alex. Ecco qua, vai, vai qui sopra. Ovviamente chi sta arrivando, non lo sappiamo. Iniziamo subito a giocare, ragazzi, vi stiamo aspettando. Greta De Simone, subito premi Y e vai. Greta De Simone, ciao. Giochi a Brawl Stars? Sì, dopo giochiamo a Brawl Stars, così possiamo giocare anche alle partite di calcio in Brawl Stars, invece di giocare al semplice Megaloman, giocheremo continua a casone. Megalomen. Megaloman, ti è piaciuta la canzone di Megaloman? Poi te la canto la canzone di Megaloman, non ti preoccupare, coi pupazzoni di Megaloman. Giulia Luzzi, grazie a te. Dopo ti dedico il video musicale di Megaloman, penso un pochettino. Così Pino Shooter si mette anche a ballare. Posso giocare con te, Greta De Simone? Sì, però stiamo giocando già in 4, quindi siamo già in 4, casomai dopo. Quindi ragazzi, ecco qua, è arrivato un grande amico, praticamente un grande amico che entra. Mettine altri due, così giocheranno anche loro. Praticamente assurda situazione in tempo reale. Non sappiamo, altre due persone possono giocare con noi, ragazzi. Non lo potete fare, Megaloman. Te lo ricordi, Megaloman? Grande canzone. Fu fatta negli anni 80.
70, anni, fine anni 70 quella canzone. Dico a Brawl, certo, giocheremo anche a Brawl Star. Vai, spera e basta, metti, spera, dammi il leader, Giulia Luzzi, dagli Lollo, è entrato di secco e si mette di chiatto, come si dice a Napoli. Assolutamente, giocheremo come il codice della tua squadra, il codice della mia squadra non me lo ricordo, te lo devo far vedere, ma dovrei uscire forse. Alice d'Ezzordo, basta Alex, non farò più, ragazzi, ultimo posto, giochiamo a qualcosa in modo tale che ovviamente lasciami nel gruppo, spera, lasciami, altrimenti spera e basta, metti un gioco che si può giocare a 8, metti un gioco che si può giocare a 8, praticamente giochiamo a 8, non è un problema, basta che giochiamo e ci divertiamo. Giulia è spinta praticamente, per favore, ecco qua. Assurdo, giocare non c'è uno che mi butta fuori, e spera e basta, Agata Sorrentino, che non sappiamo cosa sia. Andy, posso fare il provino per il tuo team se ce l'hai? Sì, Andy Z, devi avere 18 anni, devi essere abbonato, devi proporre ovviamente la tua candidatura sul canale Discord, dove ci sono me e gli altri moderatori che analizzeranno la tua candidatura, metteremo poi a voti se puoi essere o no. Sofia dice ok, Giulia Luzzi, spera, dammi il leader, ci penso io, ragazzi, vedetevela tra voi, perché ovviamente poi dobbiamo giocare. Io intanto metti pronto subito, basta che giochi. Ok, metti pronto subito, basta che giochi, e arrivano ed entrano, escono e arrivano ed entrano, ragazzi, casomai dopo Giulia lui compra la... No, Donat dice una bruttissima frase, ragazzi, Donat ha detto una brutta frase, non sappiamo perché sia stata detta questa frase. Andy Z, no, allora, no, non la compro. Spera e basta, no, non te lo darò mai il leader. Alice d'Ezzorro, rientro. Spera, falla entrare un altro, così giochiamo 4 contro 4. Scusa un attimo, adesso basta, Alessandrino Arcangeli, adesso basta. Andiamo a giocare, ragazzi, basta che giochiamo. Gioca a Lego Tycoon, Pinnacoli Pendente. Che è Lego Tycoon? Ecco, gioca a Fortnite, rientro. Che è Lego Tycoon? È uscita una nuova modalità di Lego. No, non lo sapevo, la devo provare assolutamente. Ragazzi, mettete Y, così giochiamo tutti quanti. Greta De Simone dice hacker. Assurdo davvero, Greta De Simone, la grande hacker della giornata, ragazzi, veramente qualcosa di assurdo, di incredibile. Vai, Greta De Simone dice hacker. Assurdo. Sofia dice Gigino la polpetta. Ti ricordi Gigino la polpetta? Lo chiamavano Gigino la polpetta. Dai, Lollo, mettimi, sei pronto, così puoi giocare. E Giulia Luzzi dice hacker. Assurdo, l'hacking in tempo reale. Il canale hackerato da tutti quanti, perché se tu fai succede di tutto e di più. Giulia Luzzi dice Greta De Simone dice l'idra precisa. Andiamo avanti, c'è un altro posto, ragazzi. Bro, cercami, mi chiamo Circa, ma caro Ciro Iovino, se puoi giocare con me, aggiungimi tu, giocherenone 79. Greta De Simone dice hacker. Assurdo, la risatella di mamma. Aggiornamento è arrivato, raga, poi facciamo reload dopo, sfere e basta, faremo una pausa da questo gioco e poi faremo ancora Fortnite oggi oppure domani, vedremo un pochettino con i tempi, caro Sfera e basta. Sei un grande, Sfera, grande, grandissimo amico, questo è il mio ID, dice Sofia, la cioccolatina in giocherone per giocare a Brawl Star. Sofia è già preparata. Alice, ho fatto i FNX, sono arrivato alla fine ma sono morto, mi dispiace. Iniziamo subito a giocare, ragazzi. E lei chi è? La polpettara. Siamo per giocare, vedete un pochettino come mi trascino, sono diventato il biondo praticamente, ragazzi. Ho fatto la FNAC e quindi andiamo pronti, siamo pronti per giocare, pronti, guardate quanti sono, chi sono i nani praticamente questi, sono i nani praticamente, veramente incredibile, i nanetti turchesi, assurdo davvero, ragazzi, che partecipa alla partita, partecipano tutti quanti alla partita, eccoci qua, pronti, la macchinina di papà praticamente. La macchinina di papà, vado a guidare e vai qui sopra, adesso basta. Addirittura il Gatorade, addirittura qui sopra. Il Gatorade è arrivato, anche tu sei un gran giocherellone, anche io. Siamo tutti sconosciuti, assurdo davvero. Stiamo attenti da questa parte qua con la macchinina di sfere e basta. Praticamente siamo morti, ragazzi. Brutta situazione, Vito. Sofia si mette a ridere. Hacker. Addirittura guarda Sofia che si diverte così, pia di bomboloni, praticamente manda i bomboloni, voglio il ragno, praticamente guarda qua che armi,
Piglio il bazooka, il pesce palla, praticamente, questo è bellissimo. E razzi rete, piglio su razzi rete, aspetta, ma ti faccio vedere una cosa. Guarda, guarda che faccio. Guarda. Oh, e chi sono? Guarda, guarda, guarda come sono. Assurdo, i razzi rete. La pistola dorata, che sta raccoglie primordiale. La pistola primordiale. Che brutta sta pistola. Andiamo a pigliare col machine il mammut. Il mammut, guarda il mammut che fa, guarda un pochettino. Ok, perfetto. Andiamo a pigliare quest'altro. Incredibile. Fortnite è bagoni e vattene praticamente qui sopra con l'ombrellone. Vedi un pochettino, me ne vado praticamente qui sopra. Vedi un pochettino che cosa sta succedendo. È assurdo. Vedi. Bruttissima, sto laggando perché siamo persone giapponesi, penso un pochettino che è proprio Wendy Zeta, sta laggando e buttati praticamente qui sopra, subito devi... Ok, perfetto. Vedi un pochettino, guarda, guarda i ragazzi, grandi amici che si trovano qui sopra. Brutta situazione, umaronami. Sofia dice umaronami che sta succedendo su questo incredibile canale, ragazzi, lo grande canale. Andiamo a pigliare i polpettoni, questa è fortissima sto coso, questa è fortissima. Eccomi qua. Guarda qua, guarda qua, guarda chi è arrivato. Guarda chi è arrivato, veramente incredibile. Ci spostiamo da questa parte qui. Distruggiamo tutto quello che stavamo distruggendo. Vedete un pochettino, ce ne saliamo da questa parte qua. E andiamo a vedere che cosa accade. Lui, guarda, è inutile che te ne scappi. Ah, mi hanno acchiappato. Ciao amore, mi sei mancato. Betty, ragazzi, è arrivata Betty, ragazzi. Salutiamo tutti quanti, la cara Betty, ragazzi. Salutate Betty, è arrivata la grande Betty, l'andiamo a salutare, ragazzi. Questo non mi piace, sto fucile d'assalto, questo qua cos'è? Il Vimana, praticamente, questo è un altro, praticamente, vedi un pochettino. Vedi? Il fucile, quello là spaziale, assurdo. Mia nonna che faceva? Tua nonna che ha fatto? Che ha fatto tua nonna? Praticamente la grande nonna, la saggezza della nonna. Vedi. Mi stai chiudendo dentro però. Vedi sto pesce. Vai col pesce palla. Vai col pesce palla. Tua nonna che ha fatto tua nonna? La nonna, ragazzi. La nonna è un film horror. The Granny, la nonna, non lo so. Giuseppe Porco, ragazzi, è arrivato Giuseppe Porco. Caro Peppino, come stai? Peppino Porco, ragazzi, è arrivato Peppino, ragazzi. Salutiamo Giuseppe Porco che viene direttamente in live. Caro Peppino, guarda qua, guarda. E acchiappato dappertutto. Acchiappato dappertutto questo. Mamma mia, che gioco stai giocando? Fortnite. Sono giocato con Rabetti a Fortnite, Giuseppe Porco, Sofia, wei wagyu, wei wagyu, wei wagyu. Come state stamattina a giocare? Wei wagyu, wei wagyu, wei wagyu. Il grande gioco di papà al Quirinale. Stiamo attenti, lui è con noi. È lui con noi, praticamente, ecco qua, guarda un pochettino, andiamo a distruggere quest'altro. E ha voglia a creare, ha voglia che stai creando tutto praticamente, stai creando tutto solo tu. Ah, addirittura, vedi, con le palle, vedi. Perfetto, uno è fatto, vedete? Assù, puoi parlare napoletano, preso. Umaronami, so giocando a Fortnite. Quando se mi piace, si gioca a Fortnite. Ca macchinina, l'elicotterino. Guarda, guarda qua. L'elicotterino di Fortnite.
Continua a giocare a Fortnite, ragazzi, cambiamo mappa, ma più che altro, ragazzi, cambiamo mappa perché questa mappa lagga. Però prima di cambiare mappa, io mi faccio 5 minuti di pausa perché abbiamo giocato anche per parecchio a Fortnite, 1 ora e 22, ragazzi, vedete come vola il tempo. Pensate un pochettino, Greta dice: lui è Giuseppe, lui è calabrese. Lei, te lo ricordi la canzone di Pino Shooter? Lui è calabrese, lui è calabrese. Va bene, ragazzi, io faccio 5 minuti di pausa. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. YouTube e Twitch sono i principali social network, gli altri li trovate nel box in descrizione. Quindi vi aspetto sul mio canale, iscrivetevi sia a Twitch che a YouTube e se potete abbonatevi a tutti e due i canali, così da avere tantissime migliorie tutte quante per voi. Grazie mille per la visione, saluto tutti i partecipanti che hanno giocato con noi. Vuoi fare l'ultima partita? Facciamoci l'ultima partita. Spera e basta, tiene ragione, perché ieri e l'altro ieri gli ho detto e tieni ragione. Poi ci facciamo l'ultima partita, perché Spera e basta voleva giocare online con me. Sofia, adesso Brawl Star, ho Shelnita Colt, il primo bombardino, poco Jessie 8 bit, Penny e Jackie. Certo, faremo 5-10 minuti di pausa dopo quest'ultima partita a Fortnite. E che guardate, un pochettino ho pigliato la stellina, praticamente sono raggiunto il livello 53, ragazzi. Quindi esco praticamente da qua. Vediamo se Spera e basta sarà praticamente con noi di nuovo. Sofia, Pamela, Andy Zed, installo Twitch, fai bene, così puoi vedere le live. Puoi vedere le live praticamente a 16 noni, telecamera incorporata, chat incorporata, audio e video di altissimissima qualità. E se hai Amazon Prime puoi anche abbonarti gratis, così da avere le emoticons dedicate, così da avere il multipass, così da avere praticamente, da avere, Spera e basta, mettimi pronto e andiamo a giocare. Metti pronto e andiamo a giocare. E quindi avere emoticons dedicate, la risposta prioritaria ai commenti, il nickname evidenziato, la possibilità di giocare con me e poi avere il multipass e appunto evitare le pubblicità. Sicuramente è una cosa molto molto da provare. Quindi quello che sicuramente ti consiglio, o anche perché non paghi niente su Twitch se hai Amazon Prime. Spera e basta, basta, Spera e basta, giustamente dice basta. Se si chiamava Spera. E ok, dicevo ok. Giocherone per me lo devi dettare il tuo D. E giocherellone 79 hanno cambiato praticamente. Hanno fatto praticamente. Va bene, facciamo la partita solo io e te. Facciamo la partita solo io e te, altrimenti non ce ne usciamo più. Dura mezz'ora questo fatto qua. Facciamo solamente a coppie. Vieni, Spera e basta. Vieni, Spera e basta. Spera e basta. Vieni anche tu. Vieni, vieni con me praticamente. Vieni con me. Vediamo, Spera e basta. Se possiamo giocare con Spera, Sofia, hai capito bene? Spera, speli fragoline. Ma dalla chat o dal gioco? Fragolina mi sembra che non c'è. Ragazzi, venite a giocare, venite a giocare. Vai, Spera e basta, metti mi piace e metti mi piace. Metti pronto e andiamo a giocare, ragazzi. Assurda sta partita. Una partita che ha dell'assurdo, ragazzi. Guardate che Spera e basta. Detto anche Solved Leader 170. Addirittura andiamo in matchmaking, faremo l'ultima partita, ma no, Winky, 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 andiamo a giocare tutti quanti insieme. Winky, non possiamo giocare. Cosa sai? Vabbè, buonanotte. Va bene, ragazzi, ce la faremo. Giochiamo tutti quanti. Potete giocare col giocherellone. Cerchiamo di giocare 4 contro 4. Andiamo a mettermi Winky, metti pronto. Dai, Lollo, metti pronto. Così giochiamo in 4. In attesa, dai, Lollo, metti pronto. Stiamo partendo col matchmaking. Pronti a giocare. Guarda un po' di attesa, il matchmaking abbia inizio. Perfetto, stiamo per partire. Sarà una live molto, molto particularis, pensate un pochettino, una live particolare. Quindi immediatamente andiamo a giocare, metti, ricerca partita, sono passati 14 secondi, tempo residuo stimato di partita 39.000 ore praticamente, 39, tra 39 ore possiamo giocare, pensate un pochettino, quindi incredibili tempi, ossia passeremo 40 ore, 33 ore tutti quanti in live, così pensate un pochettino, perché? Perché il gioco è fatto così praticamente. Ti fa aspettare un pochettino, tra 33 ore potremmo giocare. 30 ore e 40 minuti, ragazzi, assurdo, sono già passate 3 ore. Vedete direttamente tutto quanto online. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare.
tra 41 ore giocheremo, tra 41 ore giocheremo, sarà un momento veramente incredibile. Mi sta andando a fuoco anche lo zainetto dello Scarseletti. Spera, accetta la mia amicizia, diventa amico di Giulia Luzzi. Vabbè ragazzi, siamo per giocare, quindi mi raccomando, massima capacità di gioco, massima concentrazione. Siamo per partire ragazzi, andiamo pronti, via. Pronti per giocare? Hai gli occhiali, ma poi se li toglie. Chi è? Pino Shooter. Hai gli occhiali e poi se li toglie. Scimmia, peccato che non sia più venuto. Oltretutto, ti ricordo che Scimmia disse che non le era piaciuto praticamente il mio. Disse che non le era piaciuto, non gli era piaciuto che Scimmia è un ragazzo. Il mio video, penso agli occhiali, ma poi se li toglie. È Pino Shooter, vedi la ragazza di fango, come facevano i sumeri, ti ricordi come facevano dopo aver donato diversi bit? Donò, donò, ma tu per quello nasce la canzone di Scimmia, pensa un pochettino, per quello nasce la canzone di Scimmia. Guarda, guarda Pino, guarda qua, guarda qua, guarda il bombolone, guarda il bombolone in primo piano, il bombolone in primo piano, vedi un po'. brutta situazione, dopo aver donato diversi bit, mamma mia che risate, che tempi. Poi ti ricordi quando venne la signora Scimmia tu? Ta 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 ta. Scimmia tu, ecco gli amici che scendono a forma di scimmia. Penso che sono dovuto uscire perché mia mamma mi ha chiamato. Sei dovuto uscire, Vitro, mi dispiace. Ti sei perso una grande cosa di Pino, ha detto. Giulia Luzzi intanto arriva, ragazzi, è arrivata Giulia Luzzi. Pensate un pochettino, andiamo qui sopra con la macchinina. Che devo fare con questa macchina? Posso entrare in questa macchina? No, gli si rompe la macchina al povero ragazzo. Al povero Scimmia, Scimmia ovviamente porta gli occhiali, ma poi se li toglie. Era la vera frase, Pino Shooter. Mi dispiace. No, 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 la ragazza giapponese, la ragazza che viveva in Thailandia. Oh, mi stanno uccidendo, ragazzi. Vai, 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 ragazza giapponese, vedi un pochettino. Ragazza giapponese che sta partendo praticamente qui dietro, vedi, va a acchiappare la ragazza. Sono due, vatti a mettere praticamente qui sotto. Mi nascondo, vedi, il ragazzo giapponese, il ragazzo calabrese, daglielo, l'ho acchiappato pure la mazzata. Vitro, Giulia Luzzi, praticamente pronta sempre a giocare. Il ragazzone, vedi un pochettino, guarda, non mi ha visto. Non mi ha visto, oppure mi ha fatto finta praticamente di prendere, praticamente il riavvio di mamma. Vitro 178, domani fai la lave anche dopo. BGG, M. Spartaco dice: viva la vita. Sofia lo accetta. Se vedi, mi chiamo Ask, come il cane praticamente. Ti chiami come il cane Aski, che sono bei cani, dobbiamo dire la verità. Andiamo avanti, ovviamente, da questa parte qua. Intanto, guarda che cosa succede: il nemico è abbattuto praticamente qui sopra. Siamo pronti per giocare, ragazzi. Guarda qua il cappottone. Il cappottone, ti ricordi Pino Shooter quando i ragazzi lo andavano a Pino Shooter un pochettino a trattare anche male? Dobbiamo dire la verità: gli facevano il cosiddetto cappottone. Lo accetta. Se vedi, mi chiamo Husky, il cagnolino, te lo ricordi Pino Shooter? Il cagnolino è arrivato. Ti ricordi cagnolino? Quando arrivava cagnolino faceva le cacchette praticamente. Molto, molto triste come situazione. Andiamo a cercare i nostri grandi amici praticamente qui sopra. Vedete il grande forziere. E qui il piccolo forziere, il piccolo aiutante di Babbo Natale. Quindi prenderemo questa baionetta e guarda qua, dagli Lollo che è pronto a giocare. Addirittura buonasera giocherellone. Andrea Capalumbo, ragazzi, salutiamo Andrea Capalumbo, io ho 16 follower. Complimenti Vitro, continua così, vedrai che diventerai piano piano sempre più bravo, sempre più follower per Vitro. Pensa un pochettino, poi bisogna vedere anche da quanto tempo vai a streamare, che cosa vai a streamare, ma soprattutto dobbiamo capire delle cose. Dobbiamo capire ovviamente anche quanti anni hai davanti di vita. Ecco qua, sì, il polpettone ce lo dai a papà praticamente, ce lo dai a papà. Ma ti faccio vedere il polpettone, si spara, spara, aspetta, aspetta, ecco qua, vedi a fare il bombolone, vedi a fare il bombolone, sta sparando qualcuno ragazzi. Sta sparando qualcuno, come dicevano a Pino Shooter dicevano sempre: sta sparando qualcuno. Aspetta, aspetta, mo ti do un regalone. Io sono Gaetano, ragazzi. Luisa in realtà si chiama Gaetano. Ragazzi, andiamo avanti da questa parte qua. Cerchiamo di capire un attimo dove ci troviamo da questa parte qua. Come poi, chi è che spara? Chi è che spara? Ti aspetta, ti faccio vedere un polpettone.
ti faccio vedere il polpettone dove ti trovi, aspetta, 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 ma ti faccio vedere una grande simpatia, dove è il polpettone? Dove non vedo polpettoni, vedi un pochettino dove è il polpettone qui sopra, ma ti faccio vedere, adesso ti faccio vedere, guarda, sono Gaetano, il grande Gaetanino praticamente, vediamo un pochettino qui sopra, dove lo vedi, vedi qualcuno? Vedi qualcuno? Non vedo nessuno, ragazzi. Gaetano non c'è. Gaetano non c'è. È andato via. Eccolo qua, eccolo qua. Aspetta, aspetta, aspetta. Guarda, guarda come gli arriva. Mamma mia. E andiamo a riavviare questa partita fatta di Gaetanini. Vitolo, 10 anni. Ho cominciato a 9, ma l'anno scorso, ma quest'anno, prima di fare il compleanno, ha voglia fa. Praticamente hai tanto tempo di vita davanti a te per eventualmente portare avanti il progetto o anche abbandonarlo. Sicuramente è simpatico come praticamente hobby, potrebbe diventare anche un lavoro nel futuro. Hai tanti anni davanti di vita, quindi non ti preoccupare, continua così. E porta avanti questa passione, se per te è importante, se per te è importante, porta avanti questa passione, vedi un pochettino. Diciamo che se ti piacciono i videogiochi, streamare sicuramente, secondo me, nei tempi moderni è la cosa ideale, così giochi e allo stesso tempo streami, però fallo sempre con passione. Se lo fai senza passione, ma solamente per eventuali ritorni economici, sai certo che quasi sicuramente fallirai, perché vuol dire che i videogiochi non ti piacciono. Vedi un pochettino la Sono bravo, sono bravissimo, vedi un po' come sono bravo praticamente. Andiamo un pochettino, stiamo attenti da questa parte qua, perfetto. Abbiamo preso tutti questi armamenti. Oh, il polpettone, ma è acchiappato al volo questo. Io mi metto qui dietro e me ne vado di qua. Non ce la farei mai a pigliarmi. Non ce l'ha fatta a prendermi. Gaetano Bruce Lee, fai un gioco di Taekwondo. Sì, te lo devo portare, hai perfettamente ragione. Te lo devo portare, dopo te lo porto, Gaetano. Se dopo ci sei, ti porto il gioco di Taekwondo. Non ti preoccupare. C'era anche un altro gioco che era un contenitore di giochi di arti marziali. Ti porterò anche quello. Quindi, fra poco, dopo questa live, dedichiamo a Gaetano Bruce Lee, ragazzi. Pensate un pochettino, il gioco di Taekwondo. Incredibile, davvero. Te lo dovevo portare, tieni ragione, mi sono dimenticato. Troppi giochi da portare, troppi giochi da portare. E ovviamente il mio. Oh, attenzione. Vedi un pochettino dove se ne va. Giocherellone, nel titolo puoi scrivere spero e basta, il play è più forte. Azza, faccio lo sasicce. Allora faccio una live Fortnite con spero e basta, altrimenti poi dopo andiamo a sminuire gli altri giocatori, spero e basta. Gaetano Bruce Lee, voglio fare la live con te. Certo Gaetano, la live con me, dopo sarai protagonista della live e ti dedicherò il video di Taekwondo Vitro 378. Io faccio live di Stubble e Brawl, ma porterò altri giochi. Fai bene, però vedi un attimo, per prima cosa i giochi ti devono piacere, meglio portare un gioco che piace piuttosto che portare un gioco che non piace, questo è il mio parere personale, perché altrimenti ti scoccerai. E visto che guadagnerai 4 spiccioli, se non addirittura non guadagnerai proprio niente, non vale sicuramente la pena perdere il tempo a fare qualcosa che non piace. Cerca di portare sempre giochi che piacciono e di metterli a regime praticamente negli anni, poi dopo potresti diventare un ottimo, diciamo, streamer. Ovviamente devi studiarti anche la piattaforma. Oltretutto, se sei così piccolo, sicuramente vedrai la live con un tutore, con un genitore, perché altrimenti non la puoi fare. Pensa un pochettino, non potrai sicuramente fatturare, oppure potrà fatturare il tuo genitore, altrimenti tu che come fai a pigliare i soldini che ti manda ovviamente Twitch? Ovviamente stiamo parlando di numeri, un canale di Twitch che guadagna sicuramente con almeno, il mio parere personale, 1000-2000 iscritti. Gaetano, come si fa la live? La live praticamente devi iniziare a caricare video, dopo un tot numero di iscritti potrai praticamente anche tu fare le live su YouTube, proprio come fa il giocherellone, penso un pochettino. Ed è incredibile tutto questo, hai capito bene? Quindi molto molto divertente questa cosa qua. Guarda un pochettino da Yelollo che se ne va praticamente da questa parte qua e vediamo ovviamente dove se ne può andare. Lì c'è qualcosa di interessante, quindi ci buttiamo da questa parte qua, vedete, prendo ovviamente questi rimasugli e vado a bere il mio grande, vedi? Solo tu mi capisci, Gaetano Bruce Lee, certo, addirittura, mamma mia Gaetano. Vabbè, comunque questo è un canale basato sull'amicizia, sicuramente. Caro Gaetano, quando vorrai, potrai sempre fare una chiacchierata in forma amicale
con tutti noi, non ti preoccupare, questo è un canale basato sui videogiochi, ma come tu ben sa puoi sapere, praticamente i canali, il videogioco è solo un contorno, si parla anche spesso di tante cose che con i videogiochi c'entrano poco. Su YouTube ti servono 50 iscritti, esattamente, poi ti consiglio di ovviamente di vedere, di fare le live, ma fate sempre qualcosa che vi piaccia, ragazzi, perché se fate qualcosa che non vi piace, ecco qua, se fate qualcosa che non vi piace, state certi, quasi sicuramente fallirete. Quasi sicuramente fallirete. Vedete, ragazzi, andiamo a usare questo polpettone praticamente qui sopra. Eccolo qua. Sì, mi dispiace, caro amico, mi dispiace. Ecco qua, è andato via. Hai fatto una brutta fine. Hai fatto una brutta fine perché ti eri messo contro il giocherellone. Quindi mettersi contro il giocherellone non è mai saggio. Vedete, andiamo ovviamente anche a recuperare, ci ripariamo. E la ragazza casertana, praticamente, questa è la ragazza di Pino Shooter, la ragazza casertana. Pino Shooter, infatti, una volta si innamorò di una ragazza di Reggio Caserta. Pensate un pochettino, chi è questa persona che è sceso praticamente qui sopra? Quindi mi raccomando. Sempre, oh, il polpettone, vedi, perfetto. Ora. Brutta situazione. Mi metto dietro di te? No, no, brutta cosa. E ragazzi, stiamo per arrivare alla fine praticamente di questa live. Intanto questa ragazza con le corna, praticamente non lo so perché le piacciono le corna, ma non importa di fatturarmi, mi piace conoscere nuove persone. Stai attento a conoscere nuove persone perché ovviamente non sai mai dietro internet chi si possa nascondere. Quindi se lo fai per amicizia, se lo fai per creare una comunità, un ottimo progetto, però farlo sempre con una supervisione, di un adulto, perché non sai mai chi si può nascondere dietro un monitor per farti capire, soprattutto oggi che c'è l'intelligenza artificiale. Quindi attenzione, quando finisci la live, dopo questa partita porterò il gioco di Taekwondo e te lo dedicherò, caro Gaetano Bruce Lee. Mentre questa live la devo dedicare e la voglio dedicare, ci mancherebbe, non è che faccio le cose forzatamente, al mitico amico Sfera Ebbasta. Pensate un pochettino, Sasper e basta, dedicheremo questa live veramente, quindi sarà qualcosa di incredibile, ragazzi, perché Sfera Ebbasta mi stava chiedendo di giocare a Fortnite da tantissimo tempo e tiene anche ragione, dobbiamo dire la verità. E qui abbiamo anche un pochettino perso, dobbiamo dire. Guardate la signorina cornuta praticamente con queste grandi corna che cerca di attaccare me, di attaccare Sfera Ebbasta, di attaccare tutti noi, ragazzi. Sono momenti veramente assurdi, momenti assurdi in tempo addirittura, ragazzi. Sai perché voglio fare la live con te? Perché vuoi essere partecipe della live. Non potremmo giocare a quel gioco insieme, carissimo Gaetano, ma sarai parte, ti farò vedere le arti marziali del Taekwondo, che in coreano significa calci alti. Poi ti porterò anche altri giochi con personaggi che praticano questa grande arte marziale. Mi fa piacere che ti piacciono. Tu sai che io ho praticato arti marziali quando ero ragazzo. Arrivai a cintura mezza verde di Taekwondo e poi praticamente non volevo continuare perché bisognava poi dopo picchiarsi. Io non amo picchiare la gente, anche se ho una forza fisica non da poco, carissimo, carissimo, praticamente carissimo Gaetanino. E qua ha voglia a creare lo spazio, praticamente lo spazio. E va detto questo, subito mi ha ucciso. No, 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 Eminem. E arriva a che ora? Fra poco, Gaetano Bruce Lee. Dopo questa live abbiamo quasi finito perché, come puoi vedere, il duello sta andando avanti. Si deve restringere il cerchio e poi andremo a giocare. Ti ricordo che nel caso in cui tu non sia presente, perché metti conto può accadere che non sei presente, troverai la live salvata all'interno della sezione video. Nella sezione video troverai la live fatta praticamente. Quindi pensa un pochettino. Qui questo qua con la mazza in mano, guarda che mazza gigante che tiene la signora sempre in mano. La signora con la mazza in mano gigante. Andiamo avanti, stiamo per andare. Prendete l'occhio della tempesta, si restringe, i riavvii sono disabilitati e quindi ovviamente non ce ne usciamo. Perché, ragazzi? Perché è inutile vedere ovviamente gli altri amici che cosa vanno a fare.
Quindi che dirvi, io vi ringrazio sicuramente tutti per, non potevo riavviare, non potevo giocare, quindi no, è inutile stare a guardare per un tot di tempo. Ringrazio veramente tutti coloro che ti terrò per sempre come amico. Grazie NDZ, spero che ovviamente ti divertirai sempre su questo canale, che è un canale basato sulla divulgazione videoludica, ma dove si parla videogiocando praticamente. Vabbè ragazzi, che dirvi, vi ringrazio a tutti per la live. Abbiamo sbloccato, che cosa è questo coso di coso, il braccialetto praticamente, il braccialetto, il Pip Boy di, del mitico Fallout. Io vi ringrazio ragazzi per la live e che dirvi, ci vediamo fra poco con il gioco di Taekwondo dedicato al mitico Gaetano, grazie al suo testosterone, grande testosterone. Io ho pure un canale YouTube, continua così Vitro, continua col tuo canale YouTube, continua con le tue passioni, le passioni alimentano la vita ragazzi, pensate un pochettino. Questa live sarà dedicata a Sfera Ebbasta, la prossima al mitico Gaetanino Bruce Lee, Wata col pugno alla Pino Shooter. A tra poco sul canale del Giocherellone, iscrivetevi, abbonate, divulgate il video, condividete, mettete mi piace, commentate. A tra poco, ciao.